Allora, mi presento giusto per la diretta, sono Francesco Lauretta e ringrazio chiaramente voi tutti perché per me è un'opportunità, sembra strano, ma è unica, perché raramente mi sento sentire, no, essere chiamato per spiegare o comunque no, provare a raccontare un po' qualcosa intorno al mio lavoro, comunque con le cose inerenti alle cose che faccio, eccetera, no? Pertanto, si sente qualcosa? E niente, ho impostato il lavoro, il progetto, in un certo modo, nel senso che quando sono stato contattato ho pensato di fare un intervento, che poi l'ho fatto, un po' creativo, no? Perché mi sono detto, arrivo lì, cosa racconta sti ragazzi, no? Perché quasi, questo lo raccontavo anche a loro ieri sera, no? È quasi normale che quando tu, no, incontri uno che ha una formazione, diciamo così, solida da ricercatore, eccetera, no? È quasi confortante sentire parlare queste persone del proprio lavoro, proprio perché hanno un iter, hanno in qualche modo impostato una loro ricerca secondo un vademecum quasi, diciamo così, professionale ben preciso. Io in quanto artista invece non ho questa formazione, non ho niente effettivamente che mi possa consentire di dire no, ho fatto questo percorso, perché il mio percorso effettivamente è un percorso molto vago, sono un divagatore fondamentalmente. Pertanto mi viene veramente complicato, no, spiegare sia il mio ruolo, anche perché è sempre in crescita, e sia un po' come dire introdurvi dentro un sistema che da questo punto di vista è stato anche codificato, insomma, non posso dirvi niente di più, niente di meno rispetto a un tecnico, no? A un curatore, a un critico, comunque a uno che si occupa di questo sistema. In quanto artista vi posso solo instillarvi dei dubbi, no? Quindi, no? E da questo punto di vista è importante Palagiano perché riconosco che ogni luogo, anche quello potenzialmente più lontano dal sistema, può essere diventare un punto importante. Un punto importante per costruire delle cose, sembra una follia, ma è così, secondo me, perché anch'io arrivo da un territorio lontano, ma lontano potenzialmente ormai, veramente da che arriva, da lontano anche nel tempo, dall'Ottocento, letteralmente, perché la Sicilia, dove sono nato io, negli anni 60 era una Sicilia ottocentesca, che oggi non esiste più, ma veramente ottocentesca. Neanche novecentesco, non c'è mai stata in qualche modo, non c'è mai stato uno sviluppo, perché pertanto da questo fatto ancestrale non mi trovo catapultato anni dopo in questa condizione, che però mi ha permesso questo di sentire e capire, no, come effettivamente questi posti, definiamoli così, marginali, invece possono diventare dei luoghi, no, di accesso per formare, no? Possono diventare luoghi fondativi, importantissimi. Per questo, visto che l'incontro occuperà due sezioni, la mattina e quella pomeridiana, pensavo di introdurmi appunto a voi con la visione di un video, no? Intitolato Condizioni marginali, e capirete perché, insomma. Da lì avremo modo poi di fare alcune riflessioni. Allora. Riesco. C'è un audio? Sono nel paralleli di Tunisi-Algeri, 15.000 abitanti. Qui non ci sono industrie e l'economia è prevalentemente di tipo agricolo.
In questo buco di mondo ho chiesto all'agente delle informazioni sulla scena internazionale dell'arte contemporanea. Signora Rosalia, Oh, Frank. ma dica una cosa, che conosce per caso qualche artista contemporanea? Ah, che dov'è? Non c'è nessuno? Jeff Woods. E che adesso ci possiamo... Sì? Andare. Andate a parlare ai regiccioli. Grazie.
Elizabeth Petro. Beh, a me piace una volta la Madonnina Gialla di Caterina Frisci. Écoute, j'arrive à 3h, hein. Je vais dîner et puis je te rappelle, ok? On se voit tout à l'heure. Bisous. Chiedo scusa, mi sa dimmi il nome di un artista contemporaneo? Un artista contemporaneo? Daniel Chillier è come lo Shostakovich del Novecento. Pensa al suo maternité avec chapeau. Ah, Michael. Allora, Michael, Gesù. E l'ho detto. Te lo ricordi? Sì, sì. La sentita l'ho fatto. Ma la prima persona, però non mai non si sente niente più. Ma che si è fatto? Da questo finale, no? Il nostro professore Nino che dice Jean-Marc Bustamante potrebbe fare qualcosa per la nostra città. La condizione marginale, che è effettivamente forse avete intuito, no? Che è spiegata nel video, non è tanto quella del posto, no? Così come si introduce, no? Questa, no, carrellata di questa immagine di paese, no? In bianco e nero, un po' lontano, no? Nel tempo, infatti dice la voce sotto il parallelo di Tunisi in Algeria c'è questo paese, facciamo un'indagine, per cui un'immagine che effettivamente quello, no? Sì, la condizione immaginare di quelle persone che sono lontane da un sistema, no? Il fatto sorprendente è che invece chi è interrogato conosce, no? Quindi conoscono tutti, sanno dire qualcosa su un artista contemporaneo ed è talmente improbabile. E la cosa impressionante è che capite che c'è l'ironia sottile e anche la denuncia del fatto che invece spesso l'arte contemporanea è lontana dal mondo. Allora, la condizione marginale non è tanto quella di quel posto, degli abitanti di quel posto, ma è appunto quella dell'artista rispetto al mondo. Ed è molto significativa questa cosa. Ho iniziato da questo video proprio per rifletterci, no? In quanto individui, no? Che operano in un territorio potenzialmente marginale rispetto a un sistema. Quando invece lo sforzo che dovremmo fare è capire che invece siamo noi che dobbiamo fare in modo che questo territorio diventi centro e possibilità, una risorsa, sia per noi chiaramente, ma sia soprattutto, no? Per chi sta intorno a noi. Stamattina abbiamo avuto già modo di parlare anche in modo animato, no? La necessità di rimanere in questo posto, voglio vivere a Lecce, voglio vivere in Sicilia, voglio vivere, cioè, ma è possibile vivere, no? Facendo l'artista, no?
Adesso poi cercheremo anche di capire cos'è questa figura dell'artista oggi. Secondo me sì. Secondo me sì, perché potenzialmente come individuo siamo delle risorse incredibili. Ci mancano probabilmente altri tipi di risorse, ma noi come persone, se indotti in qualche modo, no? Toccati, risvegliati, tra virgolette, possiamo effettivamente dare molto. Con niente, perché poi alla fine lo vedremo anche, gli artisti, anche quelli più importanti, le star, no? Lavorano anche con niente potenzialmente. C'è gente che lavora, non ha mai avuto uno studio, che gira il mondo e in base il suo materiale è proprio il mondo, no? E quindi anche la gente che ci sta intorno, no? Infatti prima dicevo, io mi sono preparato per venire qua, anche se in modo un po', come dire, senza regole, no? Pertanto per le vacanze natalizie, quando sono sceso a Ispica, la prima cosa che ho fatto, sono approdato lì, ho iniziato a lavorare, no? Su come comprendere un incontro, no? Qui a Palagiano, e da lì è iniziato un corso, no? Che poi si è formato in pochi fogli che magari poi leggeremo, che mi ha consentito questo di fare delle riflessioni molto importanti, urgenti, sull'appunto la determinazione e la formazione di un artista, sia come stare in ogni individuo come possibile artista. Ed è stato molto interessante, perché ho compreso la possibilità di questo incontro come una sorta, no, mi presento lì e faccio una performance, no? Voglio che diventi un momento creativo, non solo per me, ma anche per chi mi sta intorno, insomma. Poi ho fatto questo lavoro, ho tornato su, perché anche io ho avuto problemi seri con questi computer, trovo un'email in cui invece mi si dice, no, che c'era quasi un programma, no? Devi esporre questo, una specie di scaletta, questa cosa un po' mi ha spiazzato, cioè, e adesso cosa faccio di quel lavoro lì, no? Come mi pongo? E ho fatto anche quel lavoro di formazione, no? Conforme, infatti l'ho intitolato così, perché in qualche modo spiego un iter per chi vuole fare l'artista, no? Ben articolato, no? Metto giù dei punti che possono essere effettivamente dei punti di riflessione. Ora il discorso, e poi mi sono detto, vabbè, no, quindi proveremo a fare, a svolgere, a sviluppare questa scaletta in modo tale che non si rende conto di come opera un artista nel mondo, con se stesso, con le urgenze, perché poi, come dicevo prima, le urgenze cambiano sempre, no? Non c'è più una figura dell'artista intesa ancora in modo romantico, no? Ispirato, no? O disperato, che si mette davanti alla tela. Oggi è qualcos'altro, l'artista è molto più complessa come figura. Però effettivamente, no, hanno fatto anche delle indagini, no, e hanno fatto appunto, perché ormai siamo talmente bravi, no, che tramite sondaggi tutto sembra, no, sembra che possiamo controllare qualsiasi cosa, no? Quindi qualsiasi gesto, no, è stato in qualche modo decodificato, pertanto abbiamo anche sezionato la figura dell'artista, ci sono anche dei libri, dei testi che spiegano benissimo come formarsi, cosa studiare, come proporsi, dove andare a lavorare, eccetera, eccetera. E quello è anche abbastanza semplice, nel senso che basta andare a fare una ricerca su internet o andare in una grande libreria, ed è facile, no? Ci sono appunto le case editrici specializzate, no? A pubblicare questi testi. Per cui tra il lavoro denso che ho fatto, no? Per l'occasione, ho quindi
mi sono preso una pausa, tra virgolette, rispetto alle mie cose e ho dedicato parte del mio tempo anche alla ricerca delle urgenze che il sistema ti impone, perché sono usciti anche dei libri importantissimi in questo arco di tempo da ottobre in poi. Uno in modo particolare, sono quei libri capitali che in qualche modo segnano un'epoca per chi fa un certo tipo di lavoro, per cui è stato anche per me un modo, no, interessante per aggiornarmi, tra virgolette, no, su quanto mi succede intorno. E poi è successo che 2 settimane fa a Firenze vengo chiamata da un artista, Concetta Modica, le Modicane, che vive a Milano da diversi anni, molto brava, per la presentazione di un suo libro, perché c'è uno spazio a Firenze che si chiama La Brac, dove c'è un curatore che periodicamente presenta un libro di uno di questi autori, tra i quali anche sempre d'arte in modo particolare, esclusivamente d'arte. E sono degli incontri molto seguiti, uno al mese mensilmente, con dei libri anche molto importanti, quindi arrivano questi personaggi, si presenta il libro, si fanno delle letture, delle riflessioni, e sono sempre molto, molto seguiti questi con attenzione dagli addetti ai lavori. Generalmente le aule sono piene, no? Quando sono veri e propri micro eventi, però molto importanti per gli artisti, e non solo gli artisti, ma anche per i curatori, i critici, no, che lavorano nell'ambiente toscano in questo caso. La cosa curiosa di questo libro di Concetta Modica è che, differentemente da tutti gli altri libri che avevo letto, era forse quello più autentico, per una ragione anche abbastanza semplice. Sono io che faccio questi... un freddo qua pazzesco. Per una ragione molto semplice, nel senso che il libro è intitolato In passo al presente, e ha la classica formato dei bellissimi libri della Burra, di una vecchia edizione, no? Questa copertina un po' rigida, no? Leggermente sui colori un po' neutri, no? Grigio, verde, un verde strano, molto bello. Cosa ha fatto in breve? Lei ha intervistato, no, per un paio d'anni, ha raccolto delle interviste agli artisti, da quello più famoso a quello italiani, la maggior parte. Molti artisti, adesso non mi ricordo quanti sono, una quarantina, andate a cercarli in tutta Italia, no? Quindi da Paolini a insomma, Cucchi, eccetera, eccetera, ha registrato e poi ha sbobinato, no? E quindi ha pubblicato queste interviste, dove lei chiedeva come hanno iniziato a lavorare questi artisti, no? Un ricordo da lì, chiaramente ognuno raccontava il proprio episodio di vita. E poi ha pubblicato, quando si è sbobinato, ha pubblicato queste interviste, no? Tralasciando chiaramente, senza porre nessun intervento, no? Quindi togliendo i punti e virgola, no? I punti, cioè il capo, no? Ha dato solo delle tracce, no? di silenzio, no? Quando chiaramente, come se io sto parlando, a un certo punto smetto di parlare, ecco, in quel momento lei dava degli spazi, come dire, no? In questo momento l'artista, no? Si è fermato, ha riso, ha pianto, ha fatto, eccetera. Pertanto, come potete immaginare, la lettura diventa difficile e affascinante allo stesso tempo, no? Perché? Difficile, perché chiaramente non essendoci una sintassi, no? C'è un rovescio di parole, no? Veramente libere, no? Come sto parlando io adesso, se dovessimo registrare e sbobinare quello che sto dicendo adesso, no? Sarebbe una follia. Però il fatto affascinante di quel libro è che effettivamente senti, no? Questo momento colloquiale anche intimo, perché poi lei è stata bravissima nel risolvere l'impatto generalmente costruito, molto formale, delle interviste, no? Che si fanno in una rivista o la Flash Art o Compagnia Bella, generalmente sono fatte con le domande già preparate, no?
oppure molto studiate perché poi vanno in pubblico, no? C'è Foucault che aveva, quando lasciava delle interviste, aveva dei problemi serissimi perché lui era spaventato, perché diceva non possono leggere un'intervista, non possono, nessuno deve sapere come parlo, no? Perché io scrivo in un certo modo e poi leggermi in un altro modo, dicevo, non è possibile che Foucault possa parlare in questo modo, no? E raccontavo loro, per esempio, tra le cose, poi specifico, tra le interviste intuite, perché un'altra particolarità è non c'è un elenco, cioè sono 40 artisti, ma è tutto un unico discorso, non c'è un'interruzione, no? Per cui tu non sai chi è l'artista interpellato, lo puoi intuire, no? C'è l'elenco degli artisti, 40 artisti, però non sai chi è Cucchi, chi è Francesco Lauretto, chi altri, no? A parlare, puoi solo intuire. Sono solo uno spazio che ti dice, guarda, questo sta iniziando un altro, a parlarti un altro artista, no? Pertanto non ci sono le pagine numerate, no? È bello grosso come volume, pertanto è un coro di anime agitate che raccontano in se stessi, no? Il fatto bello è che tu che non sai, o meglio, se non sai puoi intuire, ma questo può essere questo, ma non può essere sicuro, no? Può essere, che ne so, Zori, questo può essere Merz, questo può essere un altro artista, Paolini e compagnia bella. In verità puoi solo intuire, quindi uno che invece sa, cioè un artista che conosce bene o male le storie degli artisti, può anche lì intuire, ma non può essere mai effettivamente certo, no? Sapere, no, che quel determinato artista. Io tra le cose, siccome sono stato chiamato a tenere una piccola performance quando ci fu questa presentazione, io e una curatrice abbiamo improvvisato una lettura di alcuni stralci, no, di questi testi, a volte dove i due testi si confondevano insieme, no? E quindi rileggendolo, mi sono sorpreso perché ho visto un artista che conosco bene, no? Dicevo, non è possibile che possa spiegarsi in questo modo, sembrava un ragazzino di terza media, insomma, no? Eppure questo ti parlava del fatto che lui già a 17 anni aveva esposto nelle grandi gallerie, nelle più grandi gallerie del mondo, a 20 anni era al Guggenheim. E così via, no? E dico, come ha fatto un artista che non sa neanche parlare, no? Ad aver avuto, no, questa possibilità, no? Questa fortuna, no? Di andare incontro al mondo, il mondo più ambito, no? Tra virgolette, no? Di serie A, no? Insomma, leggendo questi racconti ho capito che effettivamente non c'è nessun modo per spiegare un iter e la formazione di un artista, se non quella appunto di lasciarsi andare dai racconti, no? Di ascoltare soprattutto, perché non sempre gli artisti si danno facilmente agli altri. Ti lasciano spiegare, per questo se proprio dovessi raccomandare un libro, raccomanderei proprio questo di Concetta, proprio perché hai la voce vera, no? Non gestita o comunque programmata, no? Dell'artista che si spoglia, no? Di questi meccanismi che in qualche modo hanno formato, deformato parte della storia dell'arte italiana, no? In totale libertà spiegano benissimo le proprie storie, dove poi scopri che effettivamente le storie degli artisti sono tutti molto simili. Chiaramente c'è chi ha avuto più successo, chi meno, c'è gente che parla di fallimenti, altri di appunto, invece che si vanta di aver avuto dei successi, però effettivamente senti nel coro, no? Un coro, un mormorio
di dannati, no? Questo è fondamentalmente l'artista. Pertanto tutti, no, i libri che ti danno, no, delle indicazioni, no, anche a livello teorico, adesso se ne sta parlando, poi accenderemo anche di questo libro, Il Radicante, di Nicola Bourreau, che ti dice oggi l'artista è questo, o questo o niente. No? Anche Marco Senaldi, che aveva presentato un suo libro lo scorso anno, adesso presenterà il suo ultimo, sempre qui alla BRAC, che conosco da sempre, a un certo punto del suo libro, verso la fine, dice oggi l'unico modo per fare l'artista, non ci sono altri modi, proprio lo sottolinea, è quello di lavorare sulla disidentità dell'arte. E uno dice, cosa significa? Perché ti dice che effettivamente il fatto che tu possa dipingere, il fatto che tu possa scolpire, questo non ti dà, questo non significa che determini il tuo essere artista. Oggi l'artista è veramente complessa come figura. E lui porta avanti delle riflessioni molto interessanti, ti fa capire come, quando si parla di simbolo, di ispirazione, sono tutte cose talmente naif oggi, no? Che sono state dismesse e assolutamente messe da parte. E allora cosa fare? Come proporsi? Cosa sono sta merce strana? Chi sono questi artisti? Io lo spiego, o meglio, ho cercato di fare questo lavoro, ripeto, ci sono anche dei testi che spiegano benissimo questo iter. Alla fine l'artista potenzialmente è qualsiasi persona, nel senso che io decido di fare l'artista, no? Perché potenzialmente funziona anche così, è un paradosso, ma è così, cioè non è che c'è un sistema, c'è un atto, no? Per esempio, per fare l'avvocato fai i tuoi studi, no? Quindi una volta che ti sei diplomato, no, e inizi a fare, e quindi istituzionalmente viene riconosciuto, no, il tuo ruolo. L'artista non è così, non esiste neanche nella nostra società, no? Si parlava anche ieri, la carta d'identità non è che scrive artista, ma cosa significa artista? Artista chi è? Che ne so, Laura Pausina è un artista, non lo so, cioè io sulla mia carta d'identità ho fatto scrivere pittore, ma anche lì, vi spiegheremo anche questa cosa, per me è diventata anche una sofferenza essere un pittore, no? Quindi artista potenzialmente lo sono tutti, basta deciderlo, no? Basta deciderlo nel senso che consapevolmente decido, non è che oggi faccio l'artista, domani non sono artista, perché non c'è nessuno che... Ti segna, ti dà un bollo, dice da questo momento sei un artista, no? Complimenti, eccetera. Pensando che lo raccontavi tu a proposito di Kafka, no? La bambola di Kafka. Io ho fatto tra i miei video un video che era molto curioso, all'epoca avevo rischiato con quel video di fare una biennale importante, poi per diversi motivi sfuggì l'operazione. Una delle biennali, la prima biennale di, anzi no, la seconda, di Zeman, no, del 2001. E fu il primo video, il secondo video che realizzai, dove è intitolata Americana, no? C'è una signora anziana, in verità è mia nonna, bianco e nero, anche in siciliano, e esordisce dicendo io sono un artista concettuale, no? E da lì inizia a spiegare, no, il suo ruolo di artista nel mondo, tutto in dialetto siciliano, e racconta la sua storia come protagonista della storia dell'arte, le compagne di strada, dei vari, Duchamp, eccetera, eccetera, perché novantenne, quindi ha abbracciato un secolo, e dai consigli al nipote, cioè io, e mi dice stai attento, ma chi te la fa fare? Oggi l'arte è diventata un'altra cosa, insomma. E il titolo è curioso, Americana, perché è un titolo
ambiguo che però indica molte cose, perché americana in verità richiama un'America di Kafka, il romanzo incompiuto di Kafka. Nel romanzo incompiuto di Kafka finisce in modo strano, no? Dove c'è questo personaggio, da non si capisce, è veramente un delirio quel libro lì, perché non vedi l'America, cioè senti solo la storia di questo ragazzo che approda lì, però vive in modo quasi onirico, in un balconcino, insomma, non c'è un'America, c'è un buio intorno, no? Lui immerso dentro, che cerca delle soluzioni. Alla fine trova un cartello dove c'è scritto, no? Che c'è un circo di passaggio, dice a Oklahoma a mezzanotte apriamo sto circo, chi si presenta lì diventa artista, no? Per questa americana, no? Io dicevo, infatti mio nonno a un certo punto dice andate tutte a Oklahoma, no? Lì potete avere la possibilità di diventare tutti artisti. Quindi c'era un omaggio da una parte sentito a Kafka, e questo gesto consapevole, no? Quasi disperato, folle. Introdursi in un territorio che effettivamente è così, un territorio oscuro, quello dell'artista, perché effettivamente non sai dove, a cosa vai incontro, o meglio, è talmente evidente, è talmente nitida la possibilità in cui tu vai incontro, che è quasi folle e quindi oscura allo stesso tempo. Quindi, la figura dell'artista, come capite, no? È una figura insolita, però benedetta per certi aspetti. Che la figura dell'artista però non è quella romanzata, ripeto, con cui ancora adesso qualcuno cerca di dimostrarsi. Penso anche all'ultimo flash art, la copertina, non voglio essere critico, ma è così. Questa figura sembra una figura leggendaria, ma di leggendaria ben poca cosa, anzi sono quasi mostruosi i grandi artisti contemporanei. Sono delle macchine da guerra, no? Ieri parlavo di questa sorta di bestiario umano, no? Formato così come siamo, no? Intossicati di qualsiasi immagine, di qualsiasi cosa, anche l'arte potenzialmente è talmente densa e intossicata di qualsiasi cosa. Ci sono chiaramente delle contraddizioni evidenti. Per me, ve lo dicevo già ieri anche, questo è un momento straordinario per l'arte, nel senso come mai come adesso abbiamo avuto dei momenti dei vertici così importanti, no? Perché grandi artisti sono veramente straordinari, che non hanno niente da che invidiare ai grandi artisti che abbiamo nell'idea dei grandi artisti che abbiamo del passato, dai, giusto per fare i nomi più leggendari, Picasso, ancora prima i vari Monet, Van Gogh, eccetera. Per tanti gli artisti viventi, abbiamo artisti viventi straordinari, incredibili. Dall'altro lato, effettivamente, tutto si è complicato, perché quando ho iniziato io l'arte era semplice, no? Era quasi banale, no? Perché vivevamo un periodo storico ben preciso, no? Che ci diceva oggi tutto vedono in modo, non so, è tutto rosso, tutto vedono rosso e facciamo il rosso, no? E allora per reazione, no? Mentre tutti vedono il rosso, no? Io me la studio, la prossima volta presento il verde, allora tutto l'affanno, no? C'era il cosiddetto, no? Moderno che viveva su questo trauma costante dell'innovazione continua, no? E io sono approdato coscientemente come artista, giovanissimo, per una serie di ragioni, pronto, sono approdato a Venezia, no? Dove, mi ripeto, loro purtroppo hanno già avuto questi segnali. A Venezia si iniziava a parlare di postmoderno, era l'84, 79 il primo libro, perché poi hanno bisogno, generalmente sono effettivamente 4-5 anni di incubazione, questi libri fondamentali che ti segnano delle epoche, di Lyotard. E lì facevamo pura filosofia, no? E c'era questa ossessione, no? Postmoderno,
eravamo in piena transavanguardia, mi ricordo appena approdato a Venezia, la Biennale di Venezia, no? La pittura, un certo tipo di pittura esplosa, no? E si lavorava già, come, si cercava di capire come fare già le scarpe alla transavanguardia, no? Però allo stesso tempo già c'era questo germe che era, aveva iniziato a fare il suo lavoro che è durato 30 anni. Durato 30 anni perché poi questa idea del postmoderno è diventata adesso, sì, parliamo quasi in modo come una cosa acquisita. Grazie, sono trascorsi 30 anni, però all'epoca sembrava una cosa straniante, no? Sembrava, guarda un po', che cos'è questa cosa, no? Pertanto c'è stato anche un equivoco, ma in Italia nel concepire l'arte in un certo modo. E qua dovremmo aprire tante finestre, perché intanto non c'era internet, non avevi modo di capire quali fossero le fonti a parte i flash art, l'esordiente tema celeste dell'epoca, e non c'era null'altro, non è che adesso c'è Mus, ci sono tanti blog, cioè, ti gira e gira e sei tempestato da mille cose. Gli artisti massimo siamo stati 10 per ogni città, nelle grandi città, a Torino, c'erano gli artisti già fermati, gli artisti dell'arte povera, poi c'erano i giovani artisti che erano tutti generalmente allievi di questi artisti, perché ognuno aveva il suo gruppo di allievi, pertanto già conoscevi in anticipo, no, la destinazione, e chi sarebbe, avrebbe ereditato in qualche modo, no? Parte, no? Quindi no? Essere iscritto dentro un sistema con la facoltà di essere un nuovo artista, no? E all'epoca fino a 30 anni, anche fino a 35 anni, eri il giovane artista, no? Oggi anche, grazie a Dio. Ma all'epoca era così, cioè quando tu ti presentavi a 27 anni, ti guardavano come un ragazzino di 13 anni, capito? Perché dicevano, no, no, ma tanto ancora c'è tempo, no? Adesso no, adesso invece chiaramente tutto si è moltiplicato e tutto è diventato complesso, perché non esiste. Se prima c'erano 100 artisti, adesso ce ne sono 10.000 di artisti, cioè è talmente diffusa questa... No? Questo ruolo talmente vago, poi effettivamente, che anche lì non si capisce, ognuno crede di toccare una possibilità, di avere una possibilità, tutti potenzialmente abbiamo delle possibilità, poi in verità c'è un sistema talmente agguerrito, talmente feroce, che invece brucia tutto, perché se io sono qua, potenzialmente mi definisco anch'io artista, però so che c'è un sistema che mi rifiuta. Non rifiuta la mia immagine come artista in un certo contesto. Se io voi parlate con qualcuno che lavora, che ne so, una rivista come Mus, Francesco Lauretta, dice, ma chi è? No, cioè, no, per noi non è un artista, però l'artista è un'altra cosa, così come un artista è un'altra cosa se viene pubblicato, no, una tua immagine su Arte Mondadori anziché su Flash Art e così via, per cui anche lì, no, ci sono vari modi di comprendersi artisti, eppure ti giri intorno, sei letteralmente abbracciato dagli artisti. Io ultimamente ho fatto molte cose in Sicilia, vado a Palermo, ci sono centinaia e centinaia di ragazzi, tutti bravissimi, ma veramente, tutti coltissimi, e mi dicono, ma come faranno questi ragazzi, no? Potenzialmente tutti artisti, tutti che fanno, tutti dotatissimi, talentuosi, e mi dicevo, qualcuno quasi si tirerà un colpo in testa, perché è assolutamente impossibile, no, che possano crescere, no, non diventare artisti, perché loro sono già artisti, però conservarsi come artisti è impossibile, perché poi alla fine è inevitabile, no? Quindi da queste poche argomentazioni così campate in aria, no? Capite che è veramente, stiamo parlando di qualcosa di assolutamente impossibile da definire. Poi magari arriva il critico e dice, no, l'artista è fatto
così, no? Per fare l'artista deve andare non nell'accademia normale, ma deve andare alla NABA, perché se esci, sì, alla NABA ti danno il timbro tipo notaio, no? E allora, quindi fai il premio Furla, però il premio Terna, se fai questi premi, se fai le residenze sei artista, ecco allora il vademecum, no? Che ci siamo inventati anche questa cosa per l'artista. Per cui oggi puoi fare l'artista, sì, seguendo questi, no? Questi strumenti, queste opportunità che sono state costruite ad hoc, quindi anche il curatore in qualche modo viene informato di questo iter, per cui se tu non hai fatto le residenze, non hai fatto questi premi, non hai fatto questi studi, non sei un artista. Se invece segui, vuoi fare l'artista, allora bene, fai questo iter, no? Ora, e questo è quello che stiamo vivendo attualmente in Italia. Ed è una cosa molto seria, nel senso che proprio quando tu ti presenti a un critico, anche qui, insomma, adesso non è che i critici si lasciano toccare facilmente, soprattutto i curatori, perché sono i curatori che decidono, no? Perché accettando questo iter, che ormai è spiegato, decidono chi fa l'artista e chi non deve fare l'artista. E allora capite che c'è qualcosa di insolito, non è l'artista che incide, il giovane artista, è il curatore che sta diventando qualcos'altro di importante. In parte c'è una ragione, secondo me anche interessante, in parte ci sono anche dei limiti, chiaramente, perché è vero che il curatore, stiamo istituzionalizzando in qualche modo una figura che non è mai stata, in qualche modo, mai avuto un ruolo chiaro nella nostra società. Cioè, se io quando ero ragazzino avevo l'ambizione di fare l'artista, i miei genitori mi dicevano no, fai un'altra cosa, no, fai studi tecnici così hai un lavoro, chiaramente erano preoccupate perché non capivano quale fosse il ruolo dell'artista nella società, no? Si dice oggi se fai l'artista non mangi, no? Oggi invece stiamo creando questa figura, no? Proprio, come dire, la stiamo creando, gli stiamo dando gli strumenti adatti perché possa integrarsi perfettamente in un sistema come il nostro, no? Liberista, no? E l'artista in qualche modo è una specie di tonno, una specie di tonno perché è lanciato lì a andare incontro alla mattanza, questa è la verità. E il sistema ti sta aiutando a formarti, a ingrassarti come tonno. Quindi sarai formato in tante scatolette che potevano vendere, eccetera, eccetera. Il curatore è una figura molto interessante perché rispetto alla decadenza della figura dell'artista che abbiamo formato qui in Italia ha una capacità che spesso in molti non hanno. Spesso parlo di questi artisti. Ed è quella di essere educati, no, in qualche modo a vedere le cose, essere educati in modo talmente professionale che l'artista non è più capace, o meglio, perché è indotto a inseguire, no? Questo sistema, i meccanismi, a decodificare il sistema di un meccanismo dove tu effettivamente sei un parte di un ingranaggio che serve, no, per tirar su questo sistema, che è un sistema potente perché è un sistema economico fondamentalmente, prima di tutto, e poi chiaramente un sistema fatto di persone, che le star sono veramente impossibili da raggiungere, cioè, ma questo lo vedremo anche più avanti, cosa intendo per queste cose. Sta di fatto che stiamo vivendo un momento particolare, molto interessante, che uno dice, ma in tutto questo... No, sembra una bestemmia, ma in verità sono momenti bellissimi questi, perché ti indicano che stiamo attraversando dei momenti transitori che ci condurranno ad altrove, a qualcos'altro, è totalmente nuovo. Pertanto l'artista
ripeto, tornando a prima, potenzialmente ciascuno di noi, dall'altro però l'artista è una figura che non può più, no, formarsi un territorio minimo, no, legato al medium circoscritto che ti forma il tuo, no, orticello. Cioè io faccio il pittore, come so bravo, come so bravo, perché questo è uno dei limiti dei pittori, se la tirano molti i pittori. Non dico che gli altri no, però i pittori sono una razza particolare. Mi ricordo un critico una volta che disse: ma ci sono i pittori e poi ci sono gli artisti, sono due cose totalmente diverse. C'è l'arte fatta dalla pittura e l'arte fatta da altre cose, perché i pittori sono dei testoni, sono, no, credono di avere, no, la verità in mano, una verità spesso, come dire, gestita male, proprio perché l'ego, no, incide fondamentalmente sul proprio gesto, perché come dipingo io sono l'ispirazione, no, la pittura è un'altra cosa, oggi è diventata veramente un'altra cosa, come tutta, tutti i medium sono in qualche modo saltati, ma proprio perché abbiamo attraversato, no, prima l'evoluzione di questi medium, quindi anche la dissoluzione di questi medium, per rifondarci di nuovo, e stiamo vivendo, ripeto, un momento particolarmente interessante, proprio perché abbiamo attraversato un momento curioso di deformazione, no? Di acquisizione anche di modi, no? Nel mondo di poter agire in modo totalmente libero rispetto a quanto invece avevamo ereditato fino agli anni Ottanta, perché no, come figura dell'artista. E allora io ho preparato, che mi cascano qua i pezzi, e la mattina avevo pensato, avevo scritto questa cosa, no, conforme, no? Che più vuole fare l'artista, do delle indicazioni. Ho scritto la vocazione, chiaramente, che racconterò questa cosa, e poi ho fatto dei punti, no, di riflessione. C'è tanto oggi, sono un artista per scelta, essere nati qui e là, perché anche lì c'è una bella differenza, se tu nasci a Milano o a Torino o nasci a Palagiano, capisci che se vuoi fare l'artista diventa complicato, insomma, no? L'iter formativo, accademie, scuole, eccetera, eccetera. Come entrare nel mondo dell'arte, il concepimento dell'idea, il web, la ricerca. Ci sono artisti indipendenti, i networker, che ti dicevo ieri, di cui mi ricordavo la dimensione relazionale, e questa l'ho messo tutto in eretto, la dimensione relazionale è come formare una vera e propria opera d'arte. E questo è determinante, sembra una sciocchezza, no? Sembra una banalità, effettivamente sono quattro fogli banali che però dicono molte verità. La promozione, come si diventa artisti, eccetera. E qui dentro, no, spiego, no, passo passo, no, per chi è interessato a capire cos'è il mondo dell'arte. Io pensavo che ci fossero tanti giovani artisti che avevano questa urgenza, no, di capire. Sì, 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 sì. Questo, per esempio, ce l'ho in, per chi vuole si può anche distribuire. In verità, aspetta, vediamo se c'è la conclusione. Sì. Ho iniziato con la vocazione, no, scrivendo un raccontino, no, Costruzione e rovina intitolato. Sono, perché io tra le cose come pittore, no, ho scritto dei piccoli racconti che sono in verità delle piccole riflessioni, no, che mi hanno consentito di demolire questo medium, quello della pittura, perché per me questi sono veri e propri quadri, o meglio dei distillati di riflessioni intorno al medium della pittura. E per dare un cominciamento quindi alle nostre riflessioni, ho pensato, ma quasi quasi metto, no,
mi introduco in questo modo, con un racconto, che perché io scrivo anche, e scrivo questi piccoli racconti che spesso diventano dei lavori audio che accompagnano le mie mostre. Come nell'ultima, per esempio, fatta a Scicli, ma poi vedremo meglio questa cosa. Ho scritto, se avete pazienza, vi leggo, sono giusto tre cose per capirci, no? Costruzione e rovina è il titolo. Credo che cominciai a interessarmi all'arte quando mia madre mi massacrò di botte perché ero andato a Ibla con Salvatore che, contrariamente, aveva avvisato sua madre della spedizione. Eravamo in seconda media e avevamo progettato di dipingere il nostro paradiso terrestre. Io avevo preparato i disegni, una schiera di angeli, santi e così sia, una gloria. L'arte o il desiderio di qualcosa che potesse assomigliarle nacque dal desiderio di dare forma a questa menzogna. Realizzai il cartone in scala, una pala di 270 x 175 cm, magnifica. Fu per questo motivo che fummo costretti ad andare a Ibla, perché nel 76 a Spaccaforno non vendevano tele, non i colori ad olio. Con i risparmi del lavoro del barbiere della banda musicale ero riuscito a mettere su quanto bastava per poter realizzare il nostro paradiso terrestre. A Ibra trovammo quanto ci serviva. Nulla avevo raccontato a mia madre del nostro piano perché sapevo che vedeva con sospetto quell'amicizia e perché non sopportava l'idea che potessi impegnare il mio tempo a disegnare o a dipingere. Fu così che, tornato a casa, appena misi il naso dentro, fu investito con una violenza inaudita. Una bestia mi s'avventò contro con calci, pugni e bastonate. Fu la madre di Salvatore a svelare i piani di gloria alla mia. E fu così che il paradiso rimase incompiuto. Un peccato. Qui c'è letteralmente la storia della vocazione di chi vuole fare l'artista. Soprattutto per uno che nasce a Palagiano. O a Spaccaforno, come si chiamava una volta Ispica. Perché veramente, no? Ti mette in una condizione assurda, nel delirio totale, no? Perché come fai? No? Uno che nasce a Milano ha già gli strumenti possibili, no? Sei già dentro un territorio, anche se poi diventa problematico, perché alla fine, non nascondiamoci, le difficoltà sono le stesse, semplicemente perché a Milano magari non sei a Palagiano, ma ci sono come te altri mille ragazzi che vogliono fare gli artisti. Quindi, imporsi dentro un sistema è davvero complicato, quasi impossibile, così come è impossibile per uno di Palagiano pretendere di fare l'artista, seriamente l'artista, perché un conto, ripeto, immaginarsi artista a Palagiano è un conto farlo a Milano, insomma, è già diventa complicato, a parte il fatto che se sei talmente determinato, no? Allora sì, no? Ti metti lì piano piano, abbiamo degli esempi anche di un amico in comune da questo punto di vista, no? Luigi Presicci è andato a Milano, piano piano ha fatto il suo corso con dignità, adesso uno degli giovani artisti più rispettati d'Italia, anzi in questo momento è sicuramente uno dei più apprezzati che ci sono in Italia, per cui anche lui ha avuto un iter complicato perché iniziato come pittore, a un certo punto si è dovuto negare, però a un certo punto si è introdotto in quel sistema in cui riflettevo prima, no? I vari premi, Furla, eccetera, che l'hanno in qualche modo ripulito della zavorra, delle iscrizioni, no? che lui da solo si era formato, no? L'hanno rivestito, messo a nuovo e da lì lui ha cominciato questa sua nuova avventura e quindi si è introdotto perfettamente in questo sistema. Ora, al di là poi delle fortune e delle sfortune di ciascuno, la cosa interessante è come si posiziona una persona dentro il sistema, o meglio, dentro questo termine che ti vuole definire, no? In quanto artista, insomma. E ho voluto segnalare questo momento, episodio di vita, che poi per me, intendiamoci, sono dei raccontini che sono diventati racconti, no?
che mi consentono di fare delle piccole riflessioni intorno a questi ruoli, perché per esempio l'altro ragazzo, che parlo qua di questo Salvatore, no? Che insieme a me era partito in cerca di questi colori che non esistevano, già il fatto che sei un ragazzino dodicenne che comprendi, no? Un paradiso terrestre, che una cosa che non esiste, no? Ti comprendi, no? E realizzi letteralmente, pensa quale bestemmia, no? Comprendere il paradiso terrestre, qualcosa che non esiste, e già questo ti mette nella condizione, ecco perché dicevo la vocazione, cioè ti inventi un ruolo, ti inventi una possibilità in una cittadina dove non c'è niente potenzialmente, come a Palagiano o come a Ispica, come così tante altre realtà, diventano possibilità, ecco la capacità visionaria di ciascuno di noi. Io a 12 anni avevo pensato, con questo ragazzino avevo l'ambizione di, credevo fortemente al fatto di aver costruito questa possibilità, un paradiso terrestre, progettato nei minimi dettagli, perché poi era diventato un cartone che poi dovevamo risolvere, no, su questa grande palla d'altare, che divenne un peccato effettivamente non poterla realizzare. Sarebbe stato, se ci pensa adesso, sarebbe stata una cosa magnifica avere la possibilità di vedere un quadro di quasi 3 metri fatti da due ragazzini di 12 anni, un paradiso terrestre, averlo oggi ci mettere, cioè, sarebbe stata una cosa fuori di testa concepita all'epoca. Questo ragazzino si chiamava Salvatore, è uno dei rari talenti della pittura, sono casi eccezionali, cioè questo qua a 12 anni, in quell'età lì, riusciva a copiarti fedelmente un Raffaello, cioè, capito? A 16 anni ti faceva le copie fedelissime di vari Bacon, insomma era come si dice, gli enfant prodige, no? Era un genere della pittura. Questo non fa più l'artista. Non fa più l'artista per diverse ragioni, cioè una di queste ragioni è stata il fatto che, per esempio, ho finito gli studi accademici, no? Ci siamo trasferiti perché, raccontavo loro, eravamo in 3 ragazzini nati tutti e 3 nello stesso cortile, caso unico, no? A Ispica, in un cortile, nascono 3 bambini, tutti e 3 nello stesso anno, tutti e 3 con questo talento, a capire che storia strana. No? Io bravissimo a disegnare, lui dipingeva da Dio, l'altro era un misto, no? Che si adeguava, però testa molto raffinata. Abbiamo fatto quindi l'iter, cresciuti insieme, eccetera, abbiamo fatto l'accademia, ci siamo spostati poi a Torino, perché all'epoca, fine anni 80, primi anni 90, Torino era la città d'elezione, nel senso degli artisti. A Torino, sulla Piazza Vittoria, c'era il maggior nucleo di artisti che in qualsiasi altra città d'Italia. Gli artisti che c'erano a Torino erano l'equivalente di tutti gli artisti che c'erano in tutte le altre città d'Italia, anche se in quel momento il ruolo importante, no, stava sfuggendo a Roma dopo la Transavanguardia, poi si spostò tutto di nuovo verso Milano. Però quando noi andammo a vivere a Torino, una cosa che subito ci fu, avevamo già compreso questa cosa, ma in verità ci fu quasi anche imposta, una cosa che ci fu negata fu quella di prendere gli strumenti classici del pittore, di colori, quindi non potevamo dipingere, non fare niente, perché la pittura era lettera morta, no? Superata, una cosa che non aveva più motivo d'esserci. Anche questa è una bestemmia, perché nel mondo invece la pittura progrediva, e come, anzi, adesso come paese viviamo le conseguenze, soprattutto le nuove generazioni che sono in qualche modo introdotte dentro questo medium. Non parlo di linguaggi, perché il linguaggio è un'altra cosa, perché anche qui siamo arrivati molto dopo a comprendere la pittura come medium, cioè il medium è quando qualcosa diventa obsoleto, quando qualcosa potenzialmente di obsoleto diventa anche motivo di conoscenza, di approfondimento ulteriore. Pertanto la pittura fu messa al bando, e questo ragazzino, che era un mostro,
so neanche come altro definirlo. Tu che sai qualcosa di pittura, immaginati Richter, no? Come dipinge Richter. Questo era il più bravo di Richter, per dire. Il primo quadro che ho visto di Richter, che forse attualmente uno dei pittori, sicuramente il più grande pittore, uno dei più grandi, insomma, viventi, ormai anziano, anche se sembra molto più giovane della sua età, e fa delle opere magnifiche, quasi impossibili, perché io la prima volta che l'ho visto avevo 20 anni, la prima volta che ci siamo fatti questo giro per l'Italia, questo iter che eravamo sempre tutti e tre, Biennale di Venezia, ho visto l'Annunciazione, che era una copia, un'interpretazione di un'opera di Tiziano, di Richter, anche questa è interessante. Perché mentre stavo dicendo mi sono un attimo fermato, perché sto riflettendo che la citazione, che all'epoca in qualche modo veniva velata, oggi invece è molto spiegata, anzi ti dà in qualche modo il ruolo, e come l'artista nel momento in cui svela le citazioni, la sua citazione, spesso anche copia l'opera di un altro artista, mostra i muscoli. Ecco, è questo per dire come l'arte è cambiata nel tempo. Però già lui aveva avuto questa intuizione, adesso che ci penso, 30 anni fa, Richter con questa Annunciazione, l'ho vista, mi sono avvicinato, l'ho guardato, diciamo, ma è impossibile che sia una pittura, sembra una foto, cioè la stessa grana, no? Sto sfocato, quasi impossibile da tradurre con un semplice pennello. Però neanche l'ho guardato così, con affascinato di questa tecnica altissima, impossibile, però l'ho superato, perché non mi interessava come non mi interessava completamente la pittura. La cosa curiosa è che a Torino, quando siamo approdati a Torino, c'era in Piazza Vittorio, c'era una grande galleria molto importante, la galleria di Giorgio Persano, dove c'erano tutti questi artisti dell'arte povera, e poi venivano i più grandi artisti del mondo, no? Quindi operavano, facevano le loro mostre, da Kossuth, Sol Hewitt, eccetera, eccetera. Io, lavorando in galleria, ho avuto questo privilegio, no? di lavorare anche come assistente a questi artisti, per cui li ho visti lavorare, realizzato anche le loro opere, li ho aiutati. E quindi io ero una spugna, un ragazzino, assorbivo tutto. La Piazza Vittoria è una piazza bellissima di Torino. Da una parte c'era questa galleria importante, dove c'erano questo nucleo di artisti, nucleo, c'era il fiore dell'arte contemporanea, dall'altra c'era in un angolo una piccola galleria, dove invece si faceva una pittura. Questa galleria io l'ho vista, ci sono entrato la prima volta dopo 15 anni che ero a Torino, perché ignoravo, anzi, non, cioè si ignoravano le parti, no? Da una parte, poi c'erano sì, i pittori, sembravano delle povere anime, no? Come dire, no? Dei paesani, come dire, noi siamo di Milano, quella di Palagià, non esiste. E quindi c'era curiosa sta cosa, il fatto che comunque non si sentisse l'altro come un artista. Cioè, il pittore non era un artista, era qualcosa di naif. Ed era incredibile, in quella galleria passava il meglio della pittura che si faceva in Italia. Da noi totalmente ignorata. Nella stessa piazza. Quindi io abitavo a 7 e all'1 c'era questa galleria, mai andato. Poi, quando sono diventato pittore, sono chiamato a riflettere questo medium, ho dovuto fare i conti, no, con quanto era successo in quegli anni. E quindi mi sono misurato anche con una dimensione, poi non sempre naif, perché così è rimasto, questo del pittore italiano, che adesso cerca di correggere, no? Di correggere il tiro, perché ha capito che il fatto di vivere come trauma, no? La propria dimensione, il ruolo nel sistema dell'arte, diciamo così, importante, di serie A, tra virgolette,
fatto degenerare in qualche modo la possibilità e quindi avere una cioè, il pittore italiano ha sofferto molto questa dimensione, tant'è vero che spesso, no, anche se adesso pare che sia il suo momento, no, è sempre vissuto come una forma di disagio, il proprio esserci, no, ma poi adottando una lingua morta, no, faceva fatica a comprenderlo. Nel sistema lui stesso faceva fatica a farsi comprendere, pertanto erano come i carbonari, no? Sì, si annusavano tra di loro, vivevano tra di loro, no? E tutto il resto non era arte per loro, no? Pertanto la pittura in Italia ha avuto degli shock che ancora fa fatica a risolvere. Ed è per questo che io per esempio nel momento in cui ho deciso di diventare pittore, ho dovuto fare i conti quindi con quanto questo lascito, no? Ho dovuto letteralmente raccogliere le parti di questo cadavere e formarlo, no? Prima unire i pezzi, ah, ma questo la testa non posso mettere sotto l'ascella, insomma, ho dovuto comporre tutto, è stato un lavoro per me complicatissimo, difficile, che ancora adesso, no? Sto cercando di portare avanti. Ed è un lavoro comunque necessario, ma non solo per me che lavoro anche con la pittura, ma con tutti, per tutti voglio dire, perché oggi un'altra cosa, per esempio quando ero ragazzino, per esempio l'arte performativa era impossibile pensarsi, no? Cioè, perché si pensavano a questi momenti, no? Esauriti, cioè, si pensava. Ecco, i momenti storici, come cambiano anche i ruoli. Si pensava che l'arte andava per esaurimento, come una scatolina, no? Di yogurt timbrato, è valido da oggi a 3 giorni. L'arte è un po' così, no? La performance va bene, è stata anni 70, ok, gli 80 c'era la transavanguardia, non va bene più, gli anni 90 non esiste. In verità sono tutti fenomeni che sono sempre vissuti, no? E sono cresciuti poi col tempo. Solo che c'era un sistema totalmente fulminato, no? Che ti diceva no, o meglio, erano come sempre, no? In Italia viviamo di questi siamo un popolo frantumato, ricco da un certo punto di vista, ma proprio perché viviamo questa ricchezza, la viviamo appunto in per pezzi, per cui se andavi a Torino avevi una formazione, andavi a Milano ne avevi un'altra. Allora c'era la scuola milanese contro quella torinese, no? E i torinesi definivano i grandi lavoratori, perché dicevano 10 anni trascorsi qua non li fai in un anno, capito, 10 anni, in 50 anni a Milano, insomma, a Roma la stessa cosa, insomma. Per cui c'era anche questa difficoltà di comprendere, ogni città aveva un suo credo, no? Diceva, qui va bene l'arte povera, la posta, l'arte povera, l'inespressionismo, c'era l'unico museo italiano all'epoca era Rivoli, no? Per cui era a Torino, per cui Torino faceva un po', si gongolava di queste cose, perché poi sono nate le fondazioni importantissime, oggi era forse la città in qualche modo più interessante da questo punto di vista culturalmente parlando, perché per esempio la fiera importante che abbiamo in Italia è l'altissima di Torino, no? Che non ha nulla da invidiare alle grandi fiere internazionali. La fiera di Bologna è importante, ma non è che sia così, anche se quest'anno hanno cercato in qualche modo di rivalutare questo declino, perché per esempio l'anno scorso è inguardabile, insomma, fare fiere sono fiere, importanti sono degli eventi culturali che poi vuole fare l'artista, sono necessari, insomma, per campare, ma insomma, ma per tutti, per i galleristi, eccetera. Pertanto, se tu nascevi a Milano, in quegli anni lì, aveva una formazione tipicamente concettuale, no? A Torino, post poverista a Roma, non si capiva più niente a Roma, adesso è in qualche modo ricominciato da qualche anno, dalla seconda metà degli anni 2000.
Quindi per 25 anni non è successo niente a Roma. Quindi l'Italia ha sofferto in qualche modo, cioè è stato un luogo unico al mondo in qualche modo, perché anche le tendenze che arrivavano e gli artisti che si adagiavano riflettevano un po' questi epigoni, a parte i casi eccezionali, notissimi, insomma tutti gli altri in qualche modo si sono sepolti, no? Perché, per esempio, tra le cose, mi sono detto, ma è stato un peccato aver scelto, no? Potevo andare benissimo a Milano, no? I primi anni 90, anziché a Torino, no? Sono andato a Torino perché, no? Abbagliato dalla possibilità che ci fossero tutti questi artisti, tutti artisti che avevo studiato quando ero ragazzino, per me dei miti. Invece l'arte si stava crescendo a Milano, no? I giovani artisti importanti erano tutti a Milano, c'era la rivista Fresh Art che mostrava di nuovi muscoli, no? E anche le fondazioni, c'era Via Farini, Kerhoff, insomma c'erano degli archivi che si formavano e i punti di riferimento per l'artista. A Torino questo mancava, anzi a Torino invece era un branco di persone animate, no? Convinti che loro avessero la verità, no? Che è una verità indotta, imposta agli artisti dell'arte povera, fortemente politica come dimensione, pertanto erano degli esseri che si scannavano tra di loro. Dall'altra parte crescevano, dall'altra si distruggevano. Io ero chiaramente dall'altra parte dove uscivi di casa no, con lo scudo e la lancia, pronto, perché questo ti dicevano. Io mi ricordo, il primo giorno che sono approdato a Torino, nell'inaugurazione, da Persano, la sera, mi ricordo, ci fu una lite furibonda, perché noi siamo entrati in questa galleria subito, lavorando come assistenti. E la sera dell'inaugurazione di questa mostra, in una collettiva, un artista famosissimo alle 3 di notte iniziò, no, a tirarci delle parolacce, no? Terroni, andate nel vostro paese, cazzo siete venuti a fare qua, insomma, è successo un manicomio. È arrivata la polizia perché veramente lì dentro è successa una vera e propria rissa, si è bevuto tanto. E l'unico che prese le posizioni, le nostre difese, noi ragazzini, c'erano appena diplomati dell'Accademia, quindi affacciati in questo mondo, l'unico che prese le nostre difese fu il direttore di un museo, il museo di una rivista, Spazio Umano si chiamava, Bruno Corà. E diceva, ma come ti permetti tu, diceva, a dare dei terroni a dei ragazzini che vengono qua per fare gli artisti, quando tu sei di Salerno, no? Cioè, ma che senso ha? Cioè, e questo era infastidito il fatto che noi tre, questi tre ragazzi nati in quel cortile lì, fossimo approdati lì e diventavamo per loro, no, una minaccia, ma non per loro come artisti, anche per loro come artisti, ma soprattutto per l'eredità da loro, no, incubata e per i giovani artisti, perché ogni artista aveva il suo stuolo come si chiamano, di assistenti, no? 4, 5, 6 assistenti, no? Che loro dovevano crescere e poi chiaramente, no? Introdurre in queste gallerie. Il fatto che noi fossimo entrati direttamente, quasi prepotentemente, nella galleria, una delle gallerie più importanti di Torino, che erano tre le gallerie Tucci Russo, la Christian Stein e questa Persano, questa cosa dava fastidio. Dicevano, no, tornatevi giù, noi abbiamo i nostri artisti, dobbiamo coltivarli, no? Dobbiamo imporli, cosa volete da noi? Pertanto ci fu questa lite furiosa, io sono rimasto, non capivo, perché per me l'arte è stato questo elemento sognante, sempre ho pensato alla possibilità di incontrare l'artista, comunque una persona, no?
ieri ne parlavamo, ma non parleremo queste cose, perché per me il fatto di essere artista è una cosa straordinaria per un semplice motivo, dicevo anche a loro, perché la vocazione è questa, è quella di donarsi agli altri, questo è fondamentalmente il ruolo dell'artista. Ed è una cosa unica, straordinaria, no? Perché lavori per te stesso? No, tu lavori per l'altro, tu lavori per darti all'altro. E questa è, e soprattutto questo ti permette anche di vedere l'altro come una possibilità immensa, perché la vita è immensa dell'altro, è straordinario. Se tu comprendi questo, capisci come anche il ruolo tuo dell'artista, seppur piccolo nel tuo piccolo, può diventare importante, capitale. Per cui non capivo questa resistenza. Ora, naturalmente, quindi le città hanno deformato in qualche modo, no? Il nostro sistema, e quindi hanno deformato anche le formazioni di questi artisti. E mi ricordo anche qualche anno fa, 5-6 anni fa, parlando con un critico storico dell'arte importante, uno dei più importanti, che all'epoca aveva in mano tutto il sistema di Flash Art, in quanto era lui il caporedattore, determinava chi passare, cosa pubblicare su Flash Art, eccetera. Per cui lui era molto attivo in quel momento nella realtà milanese, quindi non solo milanese, significa nazionale e anche internazionale. Questi artisti che hanno in qualche modo formato la storia dell'arte italiana negli anni 90, oggi sono, a parte qualche eccezione, artisti che soffrono. E lui mi disse, perché gli disse, ma un peccato, perché non sarebbe stato interessante, anziché andare a Torino, no, crescere a Milano. E lui mi fece una domanda semplice, perché ti sarebbe piaciuto, no, fare la fine di quegli artisti, no? Che hanno fatto adesso, cioè, saresti contento, no, di aver fatto seguire sì, il loro stesso iter, ma saresti contento di essere potenzialmente, che potessi anche tu essere diventato uno di questi artisti? E sono rimasto un po' così, ho detto no, grazie a Dio no. Allora ho detto, visto che quindi è stata anche una tua fortuna, eppure questi artisti che hanno formato la storia dell'arte italiana di quegli anni, oggi sono quasi irrisi. Cioè, dobbiamo veramente fare le pulci, no, alla nostra piccola storia, ed è una storia veramente piccola, perché questi artisti, potenzialmente grandissimi, eccetera, all'epoca, che si spartivano le riviste, le copertine delle riviste importanti, oggi non dicono più niente, sono tutti esauriti. Cioè, sia come persone, sia come, come dire, come possibilità, non hanno più, no, a parte di giuste proporzioni, ma stiamo parlando di centinaia e centinaia di artisti, oggi sono rimasti 4 o 5, non di più. Siamo alle follie, non ti dico cosa è successo negli anni 2000, e cosa ancora registreremo di questi anni. Per cui voglio dire, tornando al conforme, no? Perché a me mi è stato detto di parlare dell'artista oggi, no? Il ruolo dell'artista, delle fiere, bla bla bla. Ecco, per me effettivamente è complicato dare una definizione dell'artista oggi, perché io ho attraversato in qualche modo, e quindi ho visto come si è deformato questo ruolo nella nostra società. E adesso comprendo anche, informandomi, cioè dove ero? Il ruolo dell'artista oggi, e prima dicevo, sono usciti due o tre libri importanti, uno in modo particolare, che sono quei libri capitali che dicevo, che formano e dettano in qualche modo un'epoca,
L'artista è definito, non ha dato appunto un ruolo, anche qui c'è da dire che la disperazione è talmente urgente, no? Quello di darsi dei ruoli in un sistema, quindi delle possibilità, il radicante, l'artista è il radicante è uno che viaggia in continuazione, cioè uno che si rinnova in continuazione, è dove il sistema fondamentalmente ti vuole in piena attività, no? E soprattutto l'artista di oggi potenzialmente, ed effettivamente è anche così, cioè vive con la consapevolezza che c'è un'urgenza un'urgenza che è totalmente diversa rispetto all'urgenza dell'artista di 30 anni fa. Cioè il ruolo dell'artista oggi è un ruolo inedito anche per lo stesso sistema dell'arte. Tra le cose, quando ero ragazzino c'erano dei punti di riferimento, no? Avevo dei punti di riferimento, ma perché quello mi offriva il territorio, no? Io da Ispica facevo i miei studi tecnici perché non volevano che facessi l'artista, e però andavo a Siracusa, no? A trovare gli altri due amici che invece studiavano l'istituto d'arte, e avevo questo accesso all'istituto d'arte perché l'ho visto come questa figura naif, ragazzino, appassionato d'arte. Il preside mi concedeva questa possibilità, quindi marinavo a scuola a Modiche e andavo dall'altra parte, senza che i miei non hanno mai saputo nulla di questa storia, perché partivo alle 5 del mattino, anche il pullman che partiva credeva, il bigliettaio, perché all'epoca c'erano i bigliettai, credeva che fossi un ragazzino che studiava insieme agli altri, non mi chiedeva mai il biglietto, credeva che avessi il mio, come si chiama, l'abbonamento. Per cui praticamente andavo a Siracusa, assistevo a queste lezioni, e c'era in modo particolare un artista all'epoca giovane, che aveva uno studio magnifico che si affacciava una fontana retusa sul mare, splendido, ed era un punto di riferimento, no? Per chi volesse in qualche modo introdursi in questo mondo. Anche, quindi ci passa un po' di tutto, no? Attori, registi, musicisti, tutti passavano in questo posto. La rivista Celeste fu una rivista importante negli anni 90, crebbe dentro gli spazi di questo artista, per cui io ragazzino vedevo come si formavano gli articoli, no? le prime informazioni sull'arte internazionale, no? Mi ricordo i primi graffitisti, 84, poi c'erano questi nomi strani, Attu, sembrava di nomi che lo sai, del ragazzino c'era Keith Haring e altri eccetera, per cui derivavano tutte queste, no, come dei segnali bombardati, ma era affascinante perché poi vedevi veramente finalmente, no, e scoprivi un mondo meraviglioso. Poi in verità era tutto finto, nel senso che io mi ero fatto un'idea di certi artisti, no, italiani che poi che studiavo, per esempio l'artista d'arte povera, poi di carne ed ossa erano totalmente diversi di come ti immaginavi, perché leggevi delle cose straordinarie, dei saggi splendidi su queste riviste, delle opere magnifiche, e poi umanamente erano spiazzanti, insomma, perché uno si immaginava gli artisti che fossero come fossero quasi dei giganti, no? Invece erano delle persone comunissime, molto comuni. Quindi ti cadeva un po' questa leggenda, anche se ho conosciuto, grazie a Dio, anche alcune figure effettivamente grandissime, e così come immaginavo le ho conosciute. Tra questi Emilio Vedova, artisti che oggi non esistono. Nel senso che se io inseguo l'iter, come dicevo prima, il Vademecum, fare Naba, Premio Furla, no? Vai dentro, tolgono, ti disossano, no? Ti informano, ti aggiustassero, ti vestissero e ti mettessero poi, no?
ti componessero e ti buttassero nella società, ecco. Sono tutti colti. La cosa straordinaria di oggi è che l'artista contemporaneo è coltissimo. Sa tutto, di tutto. Crede di sapere tutto. Sa tutto, ma non di arte, ma di qualsiasi cosa, dal cinema, dalla filosofia. Sono molti che quando li senti parlare ti fanno venire una testa così, perché ti spiegano Lacan, ti spiegano Deleuze, ti spiegano altre cose, ti parlano in quel modo lì, però non aggiungono niente a quello che leggono, non aggiungono nulla se non questo format. Loro stessi diventano dei brand, così, un'altra parola magica che oggi piace molto. Tutto questo sminuisce l'artista in quanto tale, perché io ho avuto questa, grazie a Dio, questa misura, no? Perché lavorando con Emilio Vedova, grazie di essere diventato anche un suo amico, riesco a capire, cioè Emilio Vedova, se tu mi poni uno di questi ragazzini così educati, così professionalmente, no? Siamo quasi dei testimoni di Geova, con tutto rispetto, no? Per dire, no? Quanto i formali sono, per cui si dicono, ah, Palagiano, ma per carità, no? Cos'è Palagiano? Hanno bisogno di altre aree, no? Allora hanno bisogno dell'area Maxi, hanno bisogno di altre, cioè queste aree istituzionalizzate, urgenti per darsi, no? Questo ruolo. Ecco, una volta non era così, l'artista era un animale, ma un animale straordinario, mitologico, sì, in questo caso, perché vedo era così, era, non era, che so, il mio primo incontro con un grande artista è stato traumatico, perché ho visto questo artista ubriaco marcio e tirava bestemmie, non ti dico, e ho detto, ma dove sta, no? L'eleganza e la bellezza dell'artista, poi ho capito che anche quella può essere un'eleganza, però hai capito, cioè, se prendi Bacon, avete mai visto un'intervista di Bacon? Cioè, è un animale, anche il suo studio, no? Come fai? Non potrebbe essere altrimenti. Per cui voglio dire, stiamo perdendo un po' questa qualità, no? Di artisti, proprio perché stiamo cercando, facendo uno sforzo da una parte legittimo, ma dall'altra, no, chiaramente, come potete intuire, grottesco, di istituzionalizzare questa figura, che da sempre non è stato mai così, anche se effettivamente oggi, come dico, l'artista non è più il pittore, e il fatto che tu appunto dipinga, questo non ti legittima essere pittore o artista e altre cose. L'artista è, ripeto, è uno curioso e sensibile al mondo, a quello che ti accade intorno. Torno al discorso che ci facevamo prima. Ma mi piacerebbe, sono di Lecce, mi piacerebbe, cioè, sono vivo a Lecce, mi piacerebbe, no? Crescere a Lecce. Come fare? Non c'è niente, non mi capisce. No, non è vero. Anche questa è una cosa stranissima. Ne parlavamo già ieri. Cioè, tra i libri letti, ho letto uno, Italian Revolution, di Cristiano Caliandro. Molto interessante, perché ti mette in una condizione di comprendere perché siamo arrivati a questo in Italia, no? E lui parla che effettivamente abbiamo delle falle, nel senso che noi il dolore l'abbiamo sempre rimosso, no? In qualche modo abbiamo cercato sempre di superare, essere sempre contenti, no? Lui parte il suo saggio in modo divertente, no? In qualche anno fa, non so se un compleanno, comunque una festa, c'è Smaila, quella dei gatti vicolo miracoli, no? Ormai gigantesco, sudatissimo, che suona, fa un tipo un karaoke, una festa in Puglia, credo fosse, sì. E c'è la gente del posto che ballava, insomma. E lui racconta di questo Smaila, no? Sudatissimo, che faceva delle stecche pazzesche, la gente
faceva finta di non ascoltare. E lui rifletteva questa cosa, rifletteva dentro questo corpo, no? Ormai deforme, gigantesco, sudatissimo, stonato, improbabile, no? In questi anni, gli anni 2000, diceva: l'Italia è stata questa, l'Italia degli anni 80, no? Vi ricordate, un corpo grosso, no? Cioè, lui è stato un'istituzione, no? Dietro a questa figura si sono visti un popolo italiano, così come. E parla di questo degrado, no? Totale, questo finto, come dire, dietro questa figura che diventa magnifica da questo punto di vista, ma anche il film a me non mi ha fatto impazzire, però lo riconosco che mette in luce queste cose, no? Se ne è parlato tantissimo, quella di la grande bellezza, no? Anche lì si riflette un po' questo affanno della figura dell'intellettuale, o comunque quasi già siamo già diversi, ormai parliamo invece di un racconto che appartiene un po' a tutti, no? Perché poi ieri tu credo che dicevi, parlavi di karaoke, no? Che andava molto forte qua in spiaggia d'estate, no? Il karaoke in alcune zone ancora resiste. Mentre mi raccontava questa cosa, ricordavo che l'ultima volta sono andata a Palermo, un'amica che ha comprato casa, abbiamo festeggiato il suo compleanno, quindi a casa sua erano tutti artisti, anziani come me, fino ai più giovani, giovanissimi, e lei, cioè, era contenta di questa casa, magnifica. Il problema era che effettivamente anche noi registravamo, che ancora alle 3 di notte sentivi fuori sto baccano, c'era sto spazio, facevano sto karaoke fino alle 5 del mattino. Una cosa fuori di testa. E lui dice: guarda, abbiamo fatto l'impossibile per, no? Denunciare questo disagio. Non c'è stato verso. Tutti i giorni, la gente si sgolava fino alle 5 del mattino, sto cazzo di karaoke. Come è possibile? E adesso mi raccontate che stanno i primi provvedimenti, no? Se fino alle 5 adesso hanno ridotto alle 2 di notte, però questo regolarmente tutti i giorni, no? Perché Palermo sono appassionati poi di musica napoletana, insomma, sono fuori di tasca, c'è una cosa incredibile. Però per dire, questo era lo specchio dell'Italia dell'epoca, no? E l'arte ha sofferto un po' di queste cose. Tra le interviste registrate nella mia amica Concetta su questo libro che parlavo prima, no? C'è un artista che dice questa cosa, dice: non sei artisti se non hai il miliardo in tasca, no? E questa era un'altra cosa, no? Che ti veniva, no? Buttata lì, che però aveva una sua verità. Questo artista che diceva, diciamo, stronzata, era Cucchi, no? Enzo Cucchi. Perché all'epoca questi artisti della danza popolare si facevano un sacco di soldi. Per esempio io a Torino abitavo in Piazza Vittoria, sopra di me ci abitava Nicola De Maria, che era uno dei quattro artisti della danza avanguardia, uno studio magnifico, bellissimo, un appartamento pieno di opere magnifiche, non si poteva neanche entrare. E lui ogni tanto veniva, ci facevamo un caffè, eccetera, eccetera. E io so, credo quando andai via da Torino, uscì su Arte Mondadori l'elenco degli artisti, le dichiarazioni di rendita degli artisti, no? E lui credo fosse al secondo o terzo posto, dichiarava circa 10 miliardi l'anno, dichiarati, non oso immaginare cosa. E allora capisci, cioè, che le misure sono, le distanze sono incalcolabili, perché un'altra cosa, quando ero ragazzino, non potevamo misurarci, no, con questi artisti, perché c'era Cucchi, c'era Kiefer, che facevano opere costosissime, c'erano dei quadri, ma erano quadri che solo per la realizzazione costano anche, che ne so,
30.000 euro, 50.000 euro, anche di più. Cioè, scusatemi, non c'era l'euro, milioni, insomma. Pertanto, come facevi tu ragazzino? E loro erano anche quella una manifestazione muscolare, no? Io ti mostro i muscoli, tu non mi raggiungerai mai, capito? Perché io ti faccio un quadro che tu manco, se vuoi, riuscirai a fare, capito? Perché? Perché io intanto per realizzarlo spendo 100.000 milioni. Tu come fai? Hai bisogno di 30.000 lire per un quadro, della tela, il colorino. E queste ti facevano delle cose magnifiche, per carità, però ti facevano delle cose chiaramente, c'erano delle misure irraggiungibili. E lì fu devastante quando Jeff Koons propose il suo famoso rabbit d'acciaio, no? Specchiante, che all'epoca spese circa 500 milioni, una cifra allucinante per l'epoca. Io la prima volta fu portato in Italia, lo vidi, nel tipo 88-89 a Roma, e veramente sembrava un marziano. Questo rispetto all'arte italiana, cioè avevo capito che tutta l'arte povera dove io ero cresciuto, perché c'era un'area, era una collezione della Sonnabend alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, c'era questa grande collezione della Sonnabend, e c'erano in parte gli artisti dell'arte povera, dall'altra la nuova generazione degli artisti americani di quel tempo. Io che lavoravo con questi artisti dell'arte povera, che in Italia avevano in qualche modo, erano un po' risorti dopo dalle macerie della transavanguardia, quindi hanno, e ancora viviamo sotto, prepotentemente sotto l'ala non protettiva ma distruttiva di questi artisti, perché oggi si parla ancora di grandi artisti italiani, sono ancora Pistoletto, no? Pistoletto è una specie di genio vivente, e tanti altri, insomma, Paolini, un altro intoccabile, e così via, Zolio, adesso si è un po' risistemato. Però io quando vedi esposti, no, da una parte gli artisti d'arte povera, dall'altra questi americani, io compresi benissimo che stavamo vivendo un bluff, perché questi artisti dell'arte povera per me erano, loro, questi artisti dell'arte americana mi avevano fatto capire che La realtà era che Pistoletto era un artista degli anni 60, non negli anni 90, capito? Cioè, mi buttarono la realtà davanti agli occhi, come dire, sì, sono stati grandi artisti, hanno fatto le grandi cose, però ricordati che il mondo è continuato, è andato avanti. In quel momento quel coniglio di Jeff Koons era già troppo avanti rispetto a un sistema. Io l'avevo intuito, lo vedevo. Questi erano veramente dei marziani rispetto a quello che si produceva in Italia. E questo per me fu scioccante. A quel momento avevo capito che non avevo più bisogno di questi modelli, anzi non avevo bisogno di nessun modello, perché era il mondo il mio modello. Capito? Ecco perché, per esempio, quest'anno mi hanno chiamato l'Accademia, una delle tante accademie americane che ci sono a Firenze, ci sono questi ragazzini americani che, no, vanno lì, se lo sapete, a Firenze c'è la più grande comunità americana, seconda solo a Bangkok, sono 20.000 americani, no? Che periodicamente, ciclicamente, no, si cambiano il ruolo, per cui ci sono questi ragazzi in continuazione che fanno queste accademie. È un'accademia. C'è una ragazza, una curatrice che cura parte di questi ragazzi, il lavoro di questi ragazzi, ha intuito che c'è un ragazzo molto bravo, no? Un giovane, e mi ha detto, te la senti di seguirlo? Ma perché no? Abbiamo iniziato questa collaborazione, fatto il primo semestre, adesso la prossima settimana ricomincio il secondo semestre, lavora con questo ragazzo. Ecco, lui ha un'impostazione pittorica totalmente diversa, ma lontanissima rispetto alla deformazione pittorica che noi abbiamo subito qui in Italia. Io potenzialmente non posso
insegnare niente a questo ragazzo, perché è già preparatissimo, è, ragazzo, è veramente molto giovane, avrà 25 anni, però ha già fatto molte mostre importanti, anche qua in Italia un paio di galleristi importanti l'hanno adocchiato, gli hanno fatto fare una cosa. E questa è la fortuna, differentemente da me e da tanti come me che hanno, sono nati a Palagiano, eccetera, eccetera, di essere di farsi seguire da artisti, no? Di varie estrazioni, no? Perché ci sono io, non solo io, c'è anche Luca Bertone, un altro pittore della mia età che lavora, è uno dei pochi che è riuscito a imporre il proprio lavoro pittorico in questo sistema. E altri artisti, no? Si sta passando tutti, no? Periodicamente va a Roma, va da, adesso mi sfuggono i nomi, comunque ha preso, no? E ogni giorno cambia artista, no? E lui assimila tutto, no? Una sorta di spugna, no? E chiaramente traduce, chiaramente, no? Con la sua incoscienza giovanile, rispettabilissima, grazie a Dio. E tutto questo, infatti ne parlavo con questo Luca Bertolo, lui mi diceva, guarda, io avrei dato le carte false, no, per aver avuto una formazione di questo tipo. Perché all'epoca non c'è nessuno che ci dicesse, guardate, no, sì, qua c'è la danza avanguardia, ma nel mondo c'è un Lucky Timans che fra 30 anni detterà legge su cosa si farà, sulla pittura di quegli anni lì. E così tanti altri, Marlène Dumas, eccetera. Pertanto la pittura è cresciuta, se vogliamo parlare di pittura in quanto io potenzialmente pittore, è cresciuta nel tempo e si è veramente consolidata. I grandi pittori ce li abbiamo tutti all'estero, gli italiani adesso scoprono questa falla, quella di aver perso tempo. E soprattutto il pittore in Italia è stato visto, così come io vedevo effettivamente, perché dicevo, raccontavo prima, in Piazza Vittorio c'è l'unica galleria che si cercava di fare, no, in modo serio, non lavoro intorno alla pittura, la signorava, insomma, ma per carità lasciamoli stare quei poveri disgraziati. In verità questo è successo e continua ad esserci un pregiudizio, anche se adesso hanno capito che non c'è più, anzi stanno cercando urgentemente, da lì gli altri orrori che stanno combinando, stanno cercando di correggere il tiro, no? Soprattutto i nuovi curatori, la nuova critica, tra quale anche domani avrete la con Zanchetta, Alessandro, no, Alberto. Hai fatto pure fuori dalla foto, Sì, l'abbiamo fatto fuori dalla foto, sì. Anche lui sta facendo questo lavoro importantissimo. Il problema è che spesso l'urgenza, no? Perché adesso il problema qual è? Quello di disintossicare l'epigono, no? da questi artisti, perché tu hai iniziato a hanno scoperto un mondo, no? Ma guarda, ma c'è questo, ma c'è. E allora tutti, no? In qualche modo si affannano a introdursi dentro anche lì meccanismi che sono consolidati e in qualche modo come dire, profondi rispetto all'incoscienza che il nostro paese in qualche modo e con cura ha alimentato in questi anni. Pertanto il pittore giovane, io ne ho conosciuti tanti, anche adesso a Bologna, da una parte è prepotente, dice, ah, ma tu pittore degli anni 90 sei un cazzone, no? Che cazzo avete fatto? E ha le sue ragioni. Dall'altro è anche un incosciente, perché lui crede di fare qualcosa di nuovo quando quello che sta facendo è già stato fatto. Ebbene, in altri ambiti. Quindi manca, come dire, il passaggio ulteriore, quello di profondità, no? Che spesso viene a mancare. Quindi c'è come dire, un anello, no? Che deforma in qualche modo. Cioè, io quando vedo la nuova pittura italiana, per quanto possa essere interessante, sento che è una pittura vecchissima già, cioè già catalogata con una, ci vedo anche la polvere sopra, per dire, no? E riconosco invece in altri artisti, pittori seri che hanno fatto un lavoro serio,
invece la genuinità e le possibilità ancora dentro questo medio. Ora, credo che in Italia avremo 2 o 3 pittori, non di più, interessanti. Il resto è... non esiste. E probabilmente anche questi, visto le ultime cose, un pochettino... Poi anche lì il problema è come procedere, come andare avanti, come crescere in continuazione. È inutile quando mi dicono, ah, ma è lo stile fino a un certo punto, ragazzi, non è che divento il pittore di paesaggio, no? Allora devo fare sempre paesaggio. Io ho conosciuto una ragazza che voglio bene, siamo anche molto amici, ha vinto anche un premio importante, il premio Cairo, la Valentina D'Amaro, che è famosissima perché fa questi paesaggi verdissimi, no? Bellissimi. Noi amici la chiamavamo la Svizzera, perché è talmente precisa, talmente, no, educata, talmente, si fa il nostro studio immacolato, non c'è una goccia per terra, una cosa pazzesca, e fa questo lavoro effettivamente raffinatissimo. I suoi paesaggi sono semplicissimi, no? Poi complicatissimi da realizzare, perché effettivamente fa un lavoro incredibile intorno a questi paesaggi, questi verdi che sembrano quasi abbaglianti, difficili anche da pulsanti, talmente sono forti. Lei è dal 93 che fa quei paesaggi. E ho visto la sua prima mostra, ancora era un po' incerta, però già c'era quell'impronta lì di questo paesaggio. Ha avuto un momento, un successo dal 2004-2008, no? Vendeva tantissimo, eccetera, eccetera, a un certo punto è andato in panne. Perché lei mi diceva, io ho provato a fare altre cose, ma la critica non vuole, cioè non assolutamente, non, mi dicono che non è cosa mia. E adesso continua a fare paesaggi, però se mentre prima era ossessionata dall'idea della perfezione, adesso questa perfezione è diventata un po' imperfetta, no? Quindi se prima era lo sfumato tirato a lustro, adesso c'è quella piccola pennellata un po' vibrata, no? Su questo verde, e il Dellano riaccolta come una sorta di maestra, no? La pittura. Però è disarmante pensare allo stile, no? Non so, qualcuno magari però invece ha detto, no, bisogna trovare uno stile perché altrimenti sì, riconoscibile, eccetera. È una schiavitù. Non è una schiavitù, dipende. Perché anche lì Emilio Vedova, no? Il mio maestro, ho avuto 3 maestri. Emilio Vedova l'ho conosciuto che aveva, io 20 anni, quindi lui forse aveva qualche annetto più di me. Il manico della scopa, ma vabbè, non ti preoccupare, tanto molti artisti lo usano come segnale di. Sì, ma anche io l'aspetto, l'ho visto recentemente, Bertrand Lavier, che ha esposto un bastone così. di Vedova, no? Quando io ho conosciuto Vedova, lui avrebbe avuto 60 anni più o meno, forse neanche, e quindi Vedova aveva già una carriera, potenzialmente faceva sempre le stesse cose, potenzialmente. La cosa straordinaria qual era? Per cui dico, lo stile è riconoscibile. E che ci sono degli stili che, tra virgolette, sempre parlo con virgolette, che sono destinati a crescere, altri invece a essere già definitivamente sepolti, se non ti danno delle possibilità, delle chance. Vedo, aveva una capacità, ogni quadro faceva sempre più bello. Era bravissimo in questa cosa. Cioè, anche i suoi tondi, quando sono arrivato lì, mai maturo, c'è sempre questo gesto folle, no? Veloce, pittura d'azione, eccetera.
Sì, era lui, sempre il solito gesto, no, non era, era sempre più ricco, perché lui riusciva a trasmettere quell'energia, aggiungeva energia ulteriore nei suoi lavori, era straordinario. Io quando l'ho visto, vedevo il percorso, a 20 anni, il primo giro che ho fatto in vita mia, con sempre questi ragazzi, il Biennale di Venezia dell'epoca, ci fu un'antologica, da lì decisi di trasferirmi a Venezia, quando vedi la sua antologica. Dai suoi primi quadri negli anni 30, da ragazzino fino a. Quindi vedere come poi questo gesto si è evoluto nel tempo, fino agli ultimi quadri che erano spaventosi, ma di un'energia traumatica quasi. Quindi è uno stile riconoscibilissimo. Se tu fai del tuo stile una capacità, dare al tuo stile una possibilità, va benissimo. Sono invece quegli altri stili, tra virgolette, che sono già, nascono morti perché capisci subito che quel paesaggio verde non ti condurrà da nessuna parte. Perché va bene per arredare la casa di un borghese, di un ricco, ma ha esaurito quella funzione gradevole, no? Finisce lì, non hai più speranza. Cioè, è come no? Filarti dentro la fossa, magari al momento, no, sarai contento, vendi, no? Infatti mi ricordo le prime mostre da Colombo, era un sold out, no? Il giorno prima era venduto tutto, Colombo felice come una Pasqua, no? Adesso non ci lavora più, cioè il Colombo non la vuole più, perché ha capito che è esaurito il salotto, non aveva più speranza, sta la povera ragazza. L'hanno introdotta di nuovo nel sistema e sta vivendo una seconda giovinezza, tra virgolette. In verità, è pure raffinatissima, no? Di testa, cioè, lo conosco, siamo molti amici, no? Però ha dovuto in qualche modo sottostare ai limiti, in qualche modo, di un sistema che ti ha voluto così. Per cui lo stile, gli sarei molto attento a parlare di stile, insomma, anche perché oggi effettivamente l'artista non ha bisogno di stili, no? L'artista è uno che opera nel sociale, no? Vediamo cosa avevo scritto. Quando c'è scritto tra le voci, c'è tanto oggi un'apologia della fluidità contro quella della reificazione. Anche questa. E dicevo qua, se si intende ripensare il moderno a inizio del nuovo secolo, e cioè superare quanto è stato il postmoderno, occorre affrontarlo dalla globalizzazione. Considerati in tutti i suoi aspetti economici, politici e culturali, c'è da dire che se il modernismo del XX secolo fu un fenomeno puramente occidentale, oggi abbiamo l'equivalente globale. È fico dire che viviamo all'epoca del Google Earth. Si scommette oggi la modernità, il nostro secolo, del nuovo, del re-radicamento identitario. Ultime voci ci indicano che esiste il radicante, questa nuova forma di artista. Che significa essere in cammino, mettere in cammino le proprie radici, i contesti e format eterogenei, tradurre idee, trascodificare le immagini, trapentare comportamenti, scambiare anziché imporre. Bisogna, ci dice questo tempo, obliterare il biglietto di transito nell'epoca precaria. Ora, questo. Ho scritto questo, in verità è una cosa che sta succedendo, non è una cosa che dico io. Questo è il vedemecum di cosa sta succedendo e potenzialmente di quello che potenzialmente non dovremmo fare anziché fare. Però questa è una realtà. Anche quando dico, l'ho messo lì in eretto, lo ripeto, la dimensione relazionale e come formare una vera opera d'arte è fondamentale oggi per l'artista. Io ero convinto, ma questo. Quando ero ragazzino, per essere un artista bisognava fare una grande opera. Credo che tutti immaginano questa cosa, è normale, la grande opera. Non è così. Io
Io ho capito di vivere la mia dimensione d'artista con queste difficoltà perché l'aspetto relazionale è sempre venuto a mancare nel mio mondo, cioè come ho vissuto io. Perché io sono un tipo che ha sempre lavorato in disparte nel mio studio, no? Appassionato delle mie cose. Quando invece ho capito che le chance le aveva chi fondamentalmente era amico di. Le amicizie sono fondamentali, io qua faccio un elenco di queste cose, che sono delle cose talmente ovvie, che però sono veramente fondamentali. Le amicizie sono fondamentali perché spesso, no, tu vai avanti perché sei amico di quell'artista, perché sei amico di quel curatore, perché sei compagno di strada di quella persona lì, altrimenti col piffero che vai avanti. Questo non significa che se sei poi anche bravo, meglio ancora, no? Perché queste ragioni aumentano in qualche modo. Ma oggi l'artista non è che tanti artisti dicono, ma che cazzo quella cosa riesco a farla io, no? Come fa quell'artista? Questo è un lavoro importantissimo, quello delle relazioni. Non è un caso che chi ha in qualche modo teorizzato questo radicante, 12 anni fa teorizzava, si chiama l'arte relazionale, no? E oggi molti lavorano così, insomma. Sono vari aspetti, no? Che oggi in qualche modo fanno saltare, in qualche modo, i pantofolai, lui definisce, effettivamente così. Ci sono, no? Quelli che lavorano, no? Stanno nel proprio posto perché gli piace così, altri invece che sono per forza di cose costretti a correre come dei pazzi. Perché il mondo gira così. Ti piace o non ti piace, ma è così. Pertanto voglio dire, lo stile in qualche modo. Viene visto come una sorta di, così dice, quando una persona, non uno che ozia, no, non dovrebbe dire questo. Vabbè, mi sfugge il termine, comunque lo stile è ormai qualcosa che potenzialmente ha qualcosa di pigro in sé, ha qualcosa di, come si può dire? Aiutatemi. A parte quella monotonia, ti mette in una condizione di non vedere più quello che ti sta davanti, capito? Ecco perché si vuole oggi un artista attento. Non è che si vuole, poi è normale scoprirsi così. Anch'io me ne rendo conto che ho avuto una formazione totalmente diversa, però io sono uno così, uno urgente alle cose, cioè, c'è anche un mio limite, non lo so. Io credo che una delle poche mie qualità sono quelle di essere di fatto un curioso, no? Perché non lavoro solo con l'arte, cioè, lavoro veramente con tutto quello che ho a disposizione. Allora, mi interesso di filosofia, quindi inseguo cosa mi accade intorno, quindi mi informo su cosa succede in ambito filosofico, contemporaneo, musica contemporanea, poesia contemporanea, narrativa contemporanea, i miei artisti, colleghi contemporanei. Mi serve, cioè, tutto quanto sta al mondo e che fare col mio tempo. Sono informatissimo su tutto, ma perché intanto mi piace come persona, no? Pensare cosa succederà domani. No? Se mi so in Italia quali sono i libri che pubblicheranno fra un mese. Alessandro Raveggi è un altro così, no? Uno curioso, perché sa, ci si tiene informati su queste cose. So cosa sta succedendo in ambito, capito, della musica contemporanea, che sembra, no, un mistero. Tutto sembra un mistero, in realtà è tutto accessibile.
Tutto questo forma in qualche modo la figura dell'artista. L'artista però, differentemente dai ruoli che ho segnalato, ha la grande capacità di essere il grande artista, così come lo intende questo Nicolas Bourreau, o anche sembra un altro che lo intende così, in Italia è molto importante, è Marco Scotini, no? Il direttore della NABA di Milano. Infatti è un piacere ascoltarlo, perché quando lui ti parla di arte, ma ti parla di cinema, ti parla di... No? Perché lui è una rete talmente fitta di relazioni, anche tra di loro, dove l'artista sa cosa fa, cosa sta studiando, che ne so, un filosofo contemporaneo, cosa sta lavorando un musicista, un interprete. Spesso noi ci sono delle relazioni anche tra queste figure. Marco Fomentini è la stessa cosa, un grande pianista che interpreta la musica classica e la contemporanea, e allo stesso tempo si presenta adesso nelle grandi gallerie internazionali come un artista, un performer, no? E sono magnifiche le sue interpretazioni. Da grande pianista che è, ci vuole poco, però insomma ti mette nella condizione di ascoltare la musica in modo totalmente nuovo, no? In ambito artistico, perché poi voglio dire, ma non è che sono le scoperte cose che si scoprono adesso, cioè, sono sempre fatte queste cose, solo che adesso c'è una maturità, è un'intelligenza più brillante rispetto agli esordi, che chiaramente sono straordinari, perché per esempio abbiamo avuto tanti musicisti che erano riconosciuti più come artisti che come musicisti. Lamont Young è uno di questi, Max Neuhaus, io ci ho lavorato, Max Neuhaus è un altro di questi. Pertanto l'artista non può lavorare semplicemente, a meno che non sei talmente straordinario che puoi permetterti, no, di diventare un aggettivo. Time anziano significa, o Boremas, no? Peter Doig è forse uno degli artisti più amati contemporanei ed è un grande pittore isolato nel suo mondo, per cui ci sono anche queste eccezioni, no? Che non vuole avere niente a che fare col mondo illuminato, no? Delle urgenze contemporanee, vive come un eremita, fa i suoi quadri. Adesso c'è una bellissima, io vorrei andarci, su antologica della Fondazione Baader in Svizzera, a Basilea, una delle fondazioni più belle, spazi più belli al mondo, e c'è una mostra straordinaria, i suoi quadri sono i lavori più ricchi nel mondo, nel senso che vengono battuti all'asta, che manco Jeff Koons adesso ci sta dietro. Ed è un pittore, il classico pittore, come uno tradizionalmente intende il pittore. Quindi non ha bisogno, per lui non si interessa di inseguire le mode o stare attento a queste cose. Però sono casi eccezionali, nel senso che è riuscito a dare una forma unica, una traccia unica al suo modo di dipingere, che è diventato colossale, veramente come Richter. Richter ha sempre continuato a dipingere. Richter è stato uno dei pochi pittori, anche lì, anomalia, adesso vi racconto anche questo episodio curioso, nei pochi pittori ad essersi imposto un sistema totalmente concettuale, no? Perché anzi gli artisti concettuali lo rispettavano, non veniva visto come stupido come un pittore, no? Anche sta leggenda, no? Bisogna essere stupidi per fare i pittori. Qualcuno qualche anno fa, Sandro Chia, ha cercato di correggere il tiro dicendo no, ma siamo, bisogna dire stupido, ma stupito come un pittore, una cosa diversa. Poi anche lui, per esempio, ha fatto cose magnifiche, adesso si è perso. Eppure una delle promesse importanti della pittura italiana, perché riusciva in qualche modo, era riuscito, almeno negli esordi, a dare corpo e quindi a manifestare un linguaggio obsoleto, sì, ma fino a un certo punto, perché è sempre possibile, e nuovo a un certo punto, perché era riuscito tra i pochi a dare, come dire, una dimensione
storica ben delimitata, no? Nel contesto internazionale. La sua pittura è veramente una pittura italiana. Poi si è montato la testa, ha combinato disastri anche economici, eccetera, eccetera, adesso non se lo fila più nessuno. Quindi lì è stata una deficienza prima individuale che come artista. Peter Doig, ripeto, è oggi un esempio, no, di come si può affrontare la pittura, ma veramente siamo a casi eccezionali, impossibili in Italia. Richter, di cui parlavo prima, che ha iniziato negli anni 60 a dipingere, mi ricordo una sua mostra nell'86 da Peroni a Roma, dei suoi paesaggi sfumati, bellissimi, non si rifilò nessuno. Mi ricordo questo ragazzino che era questo prodigio della pittura, chiese al gallerista quanto costavano quei quadri, disse 1,5 milioni. Io quando racconto questa cosa sembra fantascienza. Oggi un quadro di quelle dimensioni lì, di Richter, vale più di 1 miliardo, ma molto di più. Non se l'ha cagato nessuno, non se la filava nessuno. Lui a un certo punto ha dovuto cambiare, iniziò a fare questa pittura anche lui, no, di, gestuale, no, che all'epoca faceva ridere questa cosa, tant'è vero che ma guarda, però è assurda questa cosa, li ho visti questi quadri dal vivo. La pittura gestuale, tipo vedo, faceva una pittura gestuale, però si vedeva che la pittura gestuale di Richter sembra una foto, cioè è una cosa fuori di testa, cioè, come è possibile? Io quando li ho visti dal vivo, quando fui nei primi anni 2000, vinse anche Leone d'Oro alla Biennale, dei quadri piccolissimi così, erano inspiegabili, mi dicevo come è fatto a fare una pittura gestuale che sembra una foto? È quasi impossibile. E allora, però è stato anche lì caso eccezionale. Poi in verità queste eccezioni confermano in verità una regola, che la possibilità esiste, no? In qualsiasi medium che tu adotti, dalla performance alla pittura o altre cose, al la video arte, no? Perché a un certo punto, quando siamo talmente pregni di tante cose, oggi registri tutto, no? Facebook, tutti fotografano, tutti registrano, tutti abbiamo questi macchinari. Una volta non era così, no? Dovevi procurarti queste cose, il VHS, sembra una bestemmia, ma oggi tutti abbiamo potenzialmente gli ingredienti per fare tutto, no? E quindi parlavo prima di precarietà, oggi ecco. Bisogna vedere come tu possa riuscire a fare di questa precarietà, che è sinonimo di un'epoca ben precisa, no? Come tradurla effettivamente e dare corpo in un sistema così grande, così impossibile, quale l'arte è diventato, quello di oggi. E quindi lo sforzo è sempre lì, fondamentalmente. I ruoli, la determinazione, capire come affrontare l'arte e il proprio ruolo nella società. Punto. Da lì chiaramente bisogna fare dei distinguo, c'è il grande artista che è possibile raggiungere, l'altro che invece nel nostro piccolo, a Lecce anche tu puoi fare delle cose, come io posso fare delle cose nel mio piccolo. Quindi chiamate a una responsabilità, cosciente, allora questo ti può dare delle possibilità, sia umanamente, sia come artista, effettivamente. Perché voglio dire, Caleando, tornando al libro Revolution, eccetera, lui dice che alla fine, in un mondo come il nostro, l'unica possibilità ce la possiamo crearcela noi dal niente, no? Raccontavo, lui parlava di questi arcipelaghi, che hanno inizio dalle realtà più improbabili, no? Porta dei paragoni, parla di un sorto di rinascimento, che io non comprendo perché del Rinascimento sono sentito periodicamente, no? Dettato nel tempo, cosa che mai c'è stato, no? Però voglio dire, effettivamente ci sono delle realtà, no? Se dopo la seconda guerra mondiale ci fu il neorealismo, la facciarsi nella realtà anche ai minimi, ci ha informato e quindi abbiamo creato delle opere d'arte da
raccontandoci letteralmente, oggi probabilmente noi come piccole entità viviamo come una sorta di arcipelaghi introdotti in un sistema. Se noi comprendiamo queste possibilità, si parlava prima dell'esperienza del caffè e latte, no, di là, queste piccole entità possono creare effettivamente piccole storie che poi sono necessarie a noi tutti, no, di crescere. E forse questa è una nuova figura, che non è la figura leggendaria, chiaramente, no, appassionata dell'artista di 40 anni fa, ma sicuramente è una figura, e quindi una figura nuova di comprendere l'artista. Chiaramente con le distanze che un sistema ci impone, perché poi anche lì è un sistema che risponde anche a delle urgenze, tipo, dicevo prima, di natura politica, economica, sociale, eccetera, eccetera. Quanto ho parlato? Che ne sono? No, perché io poi... Allora, a un certo punto dico, oggi chi decide di fare l'artista, i giovani affrontano consapevolmente la fatica che dovranno affrontare, quindi sono artisti felici e artisti infelici. Anche questa cosa è curiosa. Sì. E poi ci sono gli artisti fiduciosi e quegli scettici, no? E chiaramente poi scrive, il ruolo dell'artista è complicato. A questo punto sembrano delle banalità, ma sono tutte in realtà verissime, perché ci sono effettivamente gli artisti felici e gli artisti infelici. È vera sta cosa, in Italia ci sono questi artisti. Sono gli artisti felici che sono quegli artisti che, no? Vogliamoci bene, no? Che vivono la vita in modo splendido, sono solari, tutto è bello, no? Per cui in qualsiasi cosa, no? È arte. No? Che fa storcere il naso agli artisti infelici questa cosa, perché non è possibile, è una cosa seria invece l'arte, no? Molto seria, no? Perché mette in questione la propria esistenza, no? L'artista è una cosa, un animale tormentato per forza di cose. Però capite, esistono effettivamente queste possibilità. Io parlavo prima di Nicola De Maria, che abitava sopra di me, quello che dichiarava 10 miliardi l'anno. Lui è un artista felice. infatti io sono chiamato da Dio a rappresentare la pittura nel mondo. Ma veramente ti parla così. E sempre sto sorriso. Ed era magnifico, perché io abitavo in Piazza Vittoria, sembrava quasi guardare una pubblicità da Mulino Bianco, no? Perché scendeva da sta bici bellissima, con questa cassettina dietro dipinto con i suoi motivi. Nel video si vedono quelle due persone, quelle due signore, no? E quella signora che prepara, e l'altra dice, ah, ma hai visto, ma tu non hai visto i fiorellini decorati da Nicola De Maria, sono bellissimi, eccetera. Effettivamente lui era così, era come, sai, ti spunta un fiore in bocca, lui era così, usciva, era un po' così, perché vedeva questa bici, lui magnifico, sempre elegante, questa cassetta, no, decorata con questi fiorellini, era bellissimo. A parte lui bellissimo nel senso che quando ti parla lui è un poeta, no? Per cui non parla in modo normale, comune, ha un suo modo tornito, no? di un linguaggio, una sua modo, cioè, ricercato, molto elegante, molto visionario, molto bello. Per cui, ecco, lui era un artista felice. Cucchi non era così felice. Io l'ho incontrato l'anno scorso per caso, che usciva da Messa a Mazzamepi, con una casa bellissima lì, forse di vacanza, e si parlava, e lui era sempre nervoso, sempre... anche lui sembra un artista mitologico, no? Uscito da un'altra epoca, così come effettivamente... E dice, no, non è possibile, ma Nicola può essere felice perché lui pensa di essere figlio di Dio, eccetera, ma
il pittore oggi è un tormentato, insomma, anche lui è un tormentato. Lui adesso ha fatto una mostra ancora attualmente aperta alla Galleria della Gamma di Palermo insieme ai Saccardi. E l'ho incontrato a Roma recentemente, no? C'è da dire che io più volte ho avuto modo di conoscerlo, più volte lui chiaramente si dimentica, anche perché è circondato dalla sua storia, la sua follia, eccetera, eccetera. Anche perché anch'io fisionomicamente sono cambiato nel tempo, i capelli poi non li ho avuti più, poi avevo il pizzetto, adesso non ho più, adesso ho anche la barba rispetto a 6 mesi fa che non ce l'avevo. Per cui anche chi mi conosce fa anche fatica a ricompormi, no? Per esempio Plessi quando mi ha visto non si ricordava, poi ha messo a fuoco e anche lui, poi devo spiegare, guarda ci siamo visti un anno fa, lui ha dovuto fare mente locale, ti ho fatto anche da assistente nella Biennale dell'86 e lui dice, ah sì. Però voglio dire, lui è un tormentato che sempre però ha vissuto come una sorta di leggenda di se stesso. Una volta c'erano le mitologie individuali, no? Ecco, l'artista era un po' così. Oggi l'artista invece è un po' come ho detto prima, no? C'è l'artista facile, che fa tutto facile, l'artista tormentato che continua. Per cui l'artista oggi è veramente una figura impossibile da definire, è complicato. No? E questo è anche l'affascinante di oggi, perché una volta non era così, una volta erano categorici. A Torino, mi ricordo, quando c'ero io, un artista non era considerato artista, uno come Penone, che oggi è istituzionalmente considerato uno dei più grandi artisti viventi italiani. Dai suoi artisti, compagni di strada dell'arte povera, era considerato una mezza sega. Incredibile questa cosa qua. Se pigli tra le cose i blog di quest'anno a Tribune, secondo la Tribune, gli artisti dell'anno è stato uno, un giovanissimo, Braida, credo che si chiama Thomas Braida, l'altro Francesco De Grandi, così è un caro amico, e come artista storico Benone. No? E io conoscevo la Christian Stein. Eravamo molti amici, che era una figura leggendaria tipo la Guggenheim, no? In Italia. E lei mi raccontava le prime mosse di Alighiero Boetti, no? Lei è stata la prima a insistere sul lavoro di Alighiero. Invece, dopo la terza mostra, la gente ancora mi dice: ma perché fai ancora le mosse a questo tipo qua? E io, primo mio gallerista che ho avuto serio, che era un certo Onore di Milano, di Torino, e questo anche per esempio nelle interviste di Concetta, qualcuno lo racconta questo episodio, mi ricordo che andavano di moda gli arazzetti di Alighiero Boetti, no? Come scambio merce. Ah, io mi prendi quell'artista, ma ti do due arazzette tipo una cambiala, no? Di Alighiero Boetti. È morto Alighiero Boetti, è diventato un mito. Un mito, oggi non si può manco comprare. Un mito. Riconosciuto come un grande poeta, riconosciuto come una delle figure chiavi per rispondere all'urgenza e alla figura dell'artista oggi. Perché lui ha fatto di tutto. Disegnava, viaggiava, fotografava. Ha fatto, è l'artista un archetipo di quello che oggi questi radicanti, no, comprendono l'artista. C'è l'artista che continuamente non aveva uno stile, a parte l'arazzetto che gli serviva a lui. Poi, chiaramente sono famosi i suoi arazzi, le carte, le mappe, che già appunto ti portavano a una condizione talmente attuale, talmente urgente, ma lui queste cose le faceva 20 anni fa, capito? Ci accorgiamo adesso che lui aveva anticipato, potenzialmente anche come pittore, perché lui faceva degli acquerelli stranissimi che non capivo. Adesso capisco. Poi ci sono artisti, grazie a Dio, che superano, no, le demenzie
in qualche modo che il sistema, no, ti impone di fare. Ma come lui e tanti altri, mi ricordo un episodio curiosissimo. Nel 91, sì, 91, in paese umbro, a Spoleto, ci fu una mostra, no? Importantissima, dove c'erano artisti americani e artisti italiani in confronto, nuove generazioni. Curiosamente, perché tra gli intrallazzi vari, in Italia abbiamo, in quegli anni c'erano i meccanismi, ancora adesso ho visto che qualcuno introduce questo termine odiosissimo, i meccanismi, perché fanno già pensare a qualcosa di losco, no? I meccanismi consistono nel fatto che in questo evento importante a Spoleto di quegli anni lì, due erano i curatori e un gallerista in modo particolare ebbe l'onore di in pratica versare tutta la sua scuderia, anche questo termine terribile, però quando io ero ragazzino e bussavo le porte, i galleristi stessi mi dicevano la mia scuderia è già completa, ma sono cavalli, non ho capito cosa significa scuderia. No? Pertanto no, lui ha imposto i suoi artisti. Tra questi artisti io lavoravo nella galleria come assistente anche a questi artisti. Tra questi artisti, e all'epoca erano ospiti di questo gallerista, un gruppo di artisti, i primi artisti, tra virgolette, russi, no? Approdati in Italia, che ebbero la fortuna, dopo la Glasnost nel 89, di affacciarsi in Occidente. Questi furono un gruppo di ragazzi, 8 ragazzi, furono ospiti per un anno di questo gallerista, quindi gli fu affidato lo spazio, facevano le loro cose. Arrivarono a Milano, che non sapevano neanche piantare un chiodo. Di questi artisti due ebbero un successo clamoroso. Una, in modo particolare, la Masha Serebrakova, bravissima, faceva delle cose meravigliose, installazioni, però molto vagamente potevano ricordare le opere di René Magritte, no? Nell'assurdo, però in ambito tridimensionale, diciamo così. Comunque, erano capaci di captare, no? In parte preparatissimi, come tutti i luoghi in qualche modo difficili, la gente che si occupa a qualcosa lo fa perché non solo una vocazione, ma diventa quasi, come dire, sono talmente determinati, no? Che sapevano tutto di noi, no? Facevano tutto di nascosto. Per cui sono arrivati in Italia con già una coscienza di quello che si faceva in Italia, no? Chiaramente avendo le possibilità e l'aiuto anche economico di poter lavorare in un sistema che ti dava queste possibilità, sono sbocciati come dire, da un fiore lo innaffi e questo sboccia in modo magnifico, cioè, terreno vergine. E così loro sono riusciti a fare. Tra le cose io facevo l'assistente a questi qua e in qualche modo dovevo fare tutto, quindi se avevano bisogno di materiali, avevo la macchina, lo portavo da queste parti, se avevano fame andavamo nei ristoranti, io avevo il libretto degli assegni del gallerista, pagavo. Erano talmente fulminati questi ragazzi che quando si andavano per esempio a mangiare, no? Non è che prendevamo un primo, un secondo, un terzo, prendevamo 4 primi, 5 secondi, cioè perché dovevano assaggiare tutto, no? Non sapevano cos'era la mozzarella, cos'era, niente di niente, figurati in Russia, lontani dal mondo per una vita, dovevano mangiare tutto, capito? Poi magari non mangiavano tutto perché dovevano assaggiare. Perché io puntualmente staccavo assegni, non so quanti soldi, ma questi per un anno, per dire quanti soldi giravano intorno a questa galleria. Comunque siamo andati a Spoleto, c'erano questi italiani, in mezzo c'erano questi ragazzi russi e sono riprodati dei invitati da Kossuth, alcuni artisti americani. Uno in particolare mi rimase impresso, perché uno di questi artisti di Persano, come detto il nome della galleria, si preparò per l'occasione in modo muscolare, no? Fece fare un lavoro costosissimo, difficile da montare,
pesantissimo, quindi anche difficile, anche per chi si metteva a lavorare anche a rischio, perché mi ricordo ci fu anche un incidente quella volta lì, anche rognoso, perché non si spaccò proprio il piede, no? Quindi fu ingessato proprio perché gli cade un pezzo di questo lavoro. E quindi questo, credete che mostrando una mostra, un lavoro così costoso, così prezioso, così secondo lui carico di significati, di storie, eccetera, eccetera, non era l'occasione giusta per avere una visibilità unica in quel momento. Dall'altra parte arrivò un artista, arrivò con una matassa di fogli azzurri, così alta, quindi sono stati 60-70 centimetri, questi fogli sono stati così, 80x60. Fogli azzurri, solo c'era un bordino leggermente più scuro, quindi se era azzurro il foglio, il bordo era leggermente un po' su bluetto, no? Una matassa di messi lì, basta, null'altro. Una scritta a parete adesso, con carbone che avevo trovato lì, che adesso non ricordo quale fosse questa scritta, però sta di fatto. E qual era il compito del pubblico? Il compito del pubblico era quello di potersi servire di questi fogli come volevano loro. Quindi potevi scrivere qualcosa, potevi dipingere qualcosa, potevi portartelo a casa, potevi lasciarlo lì, eccetera. Credo che, così come abbiamo montato, l'abbiamo smontata la mostra, quel quadrato di foglio è rimasto lì e me lo sono preso io. Tanto non lo sa nessuno, me lo piglio io. E lì ci ho lavorato, ci ho fatto i miei primi progetti, i miei studi. Per cui quest'opera di questo artista è diventato in qualche modo luogo per me per iniziare la mia avventura d'artista. Ero un ragazzino consapevole. Questo artista è diventato uno dei più grandi artisti del mondo, che ancora adesso è osannato come figura. Sì, chiudo questo episodio e poi veramente come figura straordinaria era Félix González Torres. Chi lo conosce è famoso per i suoi cioccolatini per Baci Perugina, no? Era la sua prima mostra in Italia, ebbe un successo clamoroso, quello non ci avevano capito niente. Io l'ho visto e ho detto, questo è un genio. Avevo capito che lui era già spostato di 20 anni più avanti. Non è un caso che in 7 anni la sua avventura, perché poi lui morì per l'AIDS, in 7 anni ha fatto le opere più belle che ancora adesso viviamo di rendita, un po' come Alighiero Boetti. Cioè praticamente aveva anticipato tutta quella parte di arte che poi si è sviluppata successivamente. Con opere apparentemente semplici, non ha mai avuto studio. Mai. Lui si spostava e lavorava con la gente, no? Con i sentimenti, con l'umanità della gente. E per me questo è un'altra figura importante, tanto è vero che quando parlo con i miei, tra virgolette, colleghi pittori, loro si sentono male quando parlo di Félix González Torres come figura per me importantissima, Gabriel Orozco. O comunque altre figure che sembrano lontane dal mondo, in verità sono quelle che sono più partecipi al mondo. Poi la pittura è un'altra cosa, ma però veramente ci sono delle singolarità che in qualche modo hanno buttato in avanti, no, delle possibilità. Non sempre si riesce a capire, ma questo non si riesce perché semplicemente siamo condizionati da un sistema che noi ci vuole in qualche modo composti, no? Il vademecum, ABCD, come fare, no? Vediamo, il web è importante, perché? Perché è così, no? E così via. Adesso andiamo a mangiare.